Vi parla come al solito l'economista e quindi cerco eh, di ridurre la vostra incertezza, la vostra aspettativa negativa, cioè, beh, allora attaccherà con le argomentazioni tecniche tipiche del, dell'economista e quindi vi parlerò di costo medio, costo marginale, e, e che, le formulette che avete visto ieri da parte del Coano. Quindi evito tutto questo, ma eh, tratto l'aspetto di natura generale, sempre guardato dall'economista, eh, perché eh, eh, ciò che si vuole, o almeno si ha intenzione di massima di fare, è di cercare di ovviamente eh, tutelare non solo, ma anche eh, la, eh, cercare di valorizzare il patrimonio che si conosce, e, tuttavia dei rischi eh, si, sono, si verificano e anche delle situazioni certamente non accettabili. E quindi da economista dico un patrimonio che ha un suo valore, dove il valore non necessariamente lo dovete guardare come valore monetario, finanziario, ma come benessere per la collettività, una parte di questo valore può anche disperdersi, perdersi addirittura, eh? anche con la tutela sancita dal gestore pubblico. Allora vi racconto di questo, eh, con riferimento soltanto all'Italia, in linea generale, salvo qualche piccolo riferimento più in là. E, e quindi, come vedete, eh, inizio con, oh, con, questa, con questa prima slide, eh, che altro non fa che ricordare... Eh, che il patrimonio culturale eh, in generale viene inteso in maniera molto generica, eh, non soltanto nell'economia, ma molto, molto in generale, eh, un po' dappertutto. Eh, eh, quindi non abbiamo soltanto il patrimonio materiale, eh, per ultimo vi troviamo anche quello definito pur dall'UNESCO immateriale, eh, che tuttavia dei problemi eh, li indica. Eh. Eh, li crea addirittura. E poi abbiamo all'interno di tutto questo patrimonio situazioni estremamente diverse. Eh? Arriviamo, sì come vi ho detto, dal materiale all'immateriale, ma passando per i grandissimi monumenti eh? e anche arcinoti dal punto di vista mass mediologo diciamo no? eh, per esempio vedete qui la reggia di caserta beh insomma eh, è tra i primi 30 eh, siti visitati in italia eh, eh, ovviamente molto minore di altri il primo in assoluto è il colosseo e eh? il colosseo con un'indicazione che fa l'economista poi può darsi che il critico d'arte mi dia ragione o mi dia torto eh, <coughs> Io non vedo in maniera estremamente positiva, da economista, il numero di visitatori l'anno al Colosseo, eh, che tra l'altro è avvenuto a partire più dal, dai primi anni del, 90, del, del decennio, l'ultimo decennio del secolo scorso. Eh, prima era, il numero di visitatori era molto diverso, e, e tuttavia, eh, moltissimi visitatori. Al Colosseo eh, però pochissimi nel vicinissimo museo o nella parte archeologica come confronto, non, non, non in assoluto pochissimi ma come confronto. Allora vuol dire che c'è qualche cosa eh, eh, più di comunicazione di massa eh, non legata alla cultura del fenomeno, eh, ma legata probabilmente a effetti più di marketing, perché non si può andare a vedere il Colosseo però ignorare poi il foro romano, per esempio, no? o uno dei primi musei al mondo, quello palatino. Eh? Tutto questo invece purtroppo accade. E, come, e, e quello che vedete comunque come prima immagine è che ci ritroviamo con più eh, opere d'arte e beni patrimonio culturale in generale perché vi trovate per esempio i gigli di Nola che non appartengono al patrimonio culturale tradizionale, tradizionale significa un manufatto eh? Eh, che ci indica una testimonianza materiale antica e eh, che non è sufficiente avere soltanto la testimonianza ma è anche molto importante individuarne la funzione presente che deve essere una funzione tuttavia connessa alla tutela del bene stesso e tutela che ha come significato anche, ma quell'anche sottolineato il trasferimento alle generazioni future ma eh, come vedete il giglio di Nola che ha un suo significato culturale, ha un suo significato di manifestazione artistica, ha un suo significato religioso addirittura. Cito questo per esempio, ma di esempi se ne possono fare diversi. Eh? Vi ho portato soltanto un riconoscimento UNESCO. Eh? E, però ovviamente può modificarsi la collettività, la società, e quindi quella manifestazione eh? può addirittura andare nel nulla. E di esempi ne abbiamo moltissimi. Eh, come vi ho annoiato ricordandovelo più volte, abito a Napoli, ad esempio. Allora nella tradizione napoletana non esisteva il carnevale, perché al posto del carnevale vi era Piedigrotta. Eh, eh, Piedigrotta che lo dice il nome stesso, no? ai piedi di una grotta nasceva qualche cosa eh, molto legata al carnevale, la, la, la finzione, la maschera i carri eh? ma tutto questo è andato poi nel nulla si è trasformato perché estremamente localizzato e quindi in una società molto più ampliata come società di massa qualcosa che resta fortemente vincolato al territorio finisce con non avere il suo senso eh? e il carnevale ha una diffusione globale naturalmente, ma se restiamo nell'esempio possiamo parlare anche solo della nazione e quindi vi è il carnevale di Venezia, ma che non accade solo a Venezia, ma contemporaneamente accade a Milano, accade a Roma, ma allora se c'è qualcosa che è fortemente tipico, terrori terrorizzato, è interessato soltanto quello che vi abita, quello che vi abita si disinteressa e quindi si perde. Vi dico questo perché anche in territori molto più piccoli come Pietra Pertosa può accadere anche che tutte le manifestazioni che trovate, che vedete in questi anni, possono andare nel dimenticatoio. E nel dimenticatoio eh, vi vanno molte cose, addirittura anche quello che vi dicevo patrimonio culturale per noi economisti, nella sua accezione tradizionale. Eh, eh, Vedete, qui ci sono degli scavi, uno è giusto nel Potentino, l'altro è nella vecchia Ipponium calabrese, che oggi si chiama, dopo più trasformazione di nome, si chiama Vibo Valencia, insomma, che era l'Ipponium greca. E, 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 ovviamente gli scavi sono totalmente archeologici, cioè totalmente ignorati, ma nel frattempo si fa qualcosa tipo quello immateriale ma legato moltissimo alla tradizione culinaria e eh, che può ovviamente eh, condurre a una trasformazione continua e quindi la tutela non si comprende bene che cos'è dal punto di vista sempre dell'economista che sto parlando eh, è perché bisogna individuare quali possono essere le azioni di difesa e eh, che non possono consistere soltanto nel dire beh però abbiamo eh, Qualcuno che opera sul piano commerciale fa finta di operare eh, vendendo un bene, sapendo che quel bene potrebbe avere la sua origine territoriale, eh, mentre il resto eh, si aggiorna e riflette quella che era la, l'alimentazione la, di massa, addirittura di natura globale. Eh. La mia generazione rispetto alla vostra ignorava. Eh, molta cucina di natura internazionale del Giappone o si andava in Giappone o assolutamente non si trovava il ristorante giapponese no? come succede nelle, nelle città anche di provincia allora detto questo sperando di essere stato chiaro e il meno noioso possibile come vedete eh, la struttura del patrimonio culturale ha una storia eh, molto ciclica eh? Eh, dove bisogna individuare eh, bene la sua, la sua origine come riconoscenza di patrimonio culturale. Eh, qui per esempio vi, faccio, eh, vi indico il mulino che tutti noi oggi sappiamo essere il simbolo di quello che da un po' di mesi si chiama Paesi Bassi, insomma la vecchia Olanda, eh? Eh, ma l'Olanda da cosa è rappresentata come simbolo? Eh, culturale dal mulino, ma la storia ci dice che non è proprio così. C'è stato un momento in cui il mulino, eh, nessun olandese ci pensava, eh, ma lo voleva addirittura eh, lì dove era presente abbatterlo e sostituirlo con qualcosa di tecnologicamente più innovativo. Eh. È capace quindi di svolgere il lavoro della macina eh, in maniera più efficiente. Eh, eh, allora si è dovuto fare uno sforzo, ma che è uno sforzo che è partito da un'elite, anche su questo allora bisogna discutere, eh, quanto il patrimonio culturale va dall'alto verso il basso come riconoscenza e quanto invece dal basso verso l'alto, in molti casi come simbologia di natura generale, più dall'alto che verso, verso il basso. Ma verso il basso che cos'è che può accadere? e che abbiamo assistito e che come economisti non possiamo eh, cercare di dimenticare, ma è quello della speculazione, la speculazione sulla natura e sulla cultura stessa. Ieri vi citavo eh, un parlamentare degli anni 60, Franceschini, eh, che nel 1964 presiede una commissione per ridiscutere sulla tutela del patrimonio culturale. Perché lo fa in quegli anni? Perché sono i primi anni del boom non soltanto economico in termini di crescita del valore aggiunto e eh, di crescita dell'occupazione, purtroppo anche di crescita forte dell'emigrazione interna eh, dal profondo sud verso il nord ovest, soprattutto Piemonte e Lombardia, eh, ma sta anche a significare grossa speculazione di natura soprattutto edilizia e lo scopriamo dappertutto. Eh? E ieri vi citavo eh, un bellissimo film eh, degli anni 60 a Napoli, che è Le mani sulla città, eh, dove non si vede soltanto uno sviluppo eh, per nulla legato all'arte, all'architettura della periferia, ma addirittura anche alla distruzione dei centri storici. E lo possiamo vedere anche a Roma, lo vediamo a Milano e, e, e lo vediamo anche eh, nei piccoli paesi. Eh, se guardate alcune coste del sud dove vi è la difesa non soltanto del patrimonio culturale in senso stretto ma di quello naturale, allora eh, la speculazione edilizia aumenta molto di più e addirittura in situazioni dove eh, il, il confronto tra la rilevanza del patrimonio culturale e il bisogno di natura collettiva eh, non non sono tali da poter essere confrontati in quel piccolo spazio. La foto che vi porto è la foto di un eh, di, di Baia, Baia si chiama ed è vicinissimo a Napoli, poco dopo Pozzuoli, è estremamente importante sul piano del manufatto culturale perché dove vedete la diapositiva c'è l'archeologia di Baia, l'archeologia eh, che ha le sue origini romane e eh, dove vi era addirittura l'imperatore Nerone eh, e una delle sue mogli che andavano a, alle terme di Baia. Eh, addirittura siamo in presenza di un'archeologia subacquea, eh, archeologia che da pochi anni si fa anche vedere al turista. Eh, sulle barche dove lo scafo è trasparente per far vedere sotto che cosa è possibile vedere. Beh, per moltissimi anni navi, navi eh, da smantellare, quindi lo scasso delle navi, era sopra a questo sito archeologico subacqueo. E nella foto che vedete eh, li, i palazzi dell'INA Casa costruiti giusto vicinissimi all'ingresso del sito archeologico vi porto questo come esempio ma se ne possono portare naturalmente moltissimi e anche in luoghi non legati necessariamente a una città vicina di grandi dimensioni se pensiamo al mezzogiorno la prima idea che mi viene in mente perché l'altro aspetto che l'economista deve necessariamente prendere in considerazione è che il patrimonio culturale non ha valore solo e solamente se è visitato, ma ha valore anche in sé. Eh? Ovviamente quel sé non significa che non bisogna cercare di analizzare come utilizzare quel bene nel tempo presente rispetto al passato, eh? e tuttavia eh, la tutela e il rispetto ce n'è bisogno. Bene, allora io vi faccio soltanto un esempio perché penso che è un poco più noto ai tanti altri che se ne possono fare, ma bisognerebbe poi nel telefonino andare a cercare dove si trova, dov'è cosa così. Pensate al Molise, eh? regione abbastanza vicino. Pensate a Sepino. Sepino è un luogo archeologico eh, che testimonia la rilevanza e l'importanza del. Dell'architettura latina eh? e anche della civiltà latina. Bene, il numero di visitatori è estremamente basso, ma la cosa più rilevante è che la spesa pubblica è altrettanto irrilevante e quindi altro non succede che pochissimi visitatori, anche abitanti nel territorio, e l'erba selvaggia. Che vi cresce tranquillamente. È un modo di tutela questo. Eh? E però nessuno ce lo dice nei mass media, nei mass media si parla d'altro. Eh? Allora, di chi canta nell'arena di, di Verona? Eh? E come dobbiamo sfruttare il Foro romano? Eh? Ci è andato un cantante famoso qualche giorno fa. Allora questo può diventare rilevante, ma lo è per chi si occupa. Scusate se sottolineo l'economia del, del patrimonio culturale, eh, certamente no, ma ancora possiamo vedere quello che accade e, e qua bisogna tenerne conto in base anche a quello che vi ho detto. Le trasformazioni avvengono nel tempo, ma sono trasformazioni che eh, tengono presente anche... Dell'attualità che non sempre guarda il passato, non tutto il passato, tra l'altro, con il rispetto necessario. È uno degli esempi, non del presente, ma uno degli esempi della con contingenza passata. E guardate la fotografia in mezzo. Quello è il cosiddetto Teatro di Nero, a Napoli, sempre. È Napoli, il centro storico riconosciuto dall'UNESCO. È un centro storico dove è altissima l'intensità del patrimonio culturale, ma non soltanto eh, del, del medioevo, o del, 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 della storia moderna, eh, ma anche di quella antica. Eh, la principale strada del centro storico, chiamata eh, in maniera significativa localmente Spacca Napoli, altro non è che un decumano, è eh, con tutte le altre strade. Le trasversali che assumono eh, la, la, la topografia appunto di tipo romano. Beh, allora qui vedete, negli anni e nel tempo, non oggi, eh, ma nel, nel, nel tempo intorno a questo teatro di Nerone, vi hanno costruito le case eh, senza nessun apprezzo nei, nei confronti della de tutela stessa e poi se guardate addirittura anche a Venezia per esempio vi trovate che il canale eh, veneziano in sé non ha un valore eh, per la sua eh, ricostruzione storica ma nel presente cos'altro può significare se non confonderlo con il naviglio milanese se non confonderlo con qualche altra bar, chiamiamolo così, che possiamo trovare ad Amsterdam, che possiamo trovare a Londra o a, Real, o a Madrid. Eh? Allora, come vedete, tutto questo conduce a un fenomeno eh, di annullamento di un aspetto importantissimo per il patrimonio culturale. L'aspetto importantissimo è la unicità e, e quindi differenziazione. Venezia ha le sue caratteristiche che anche in quella che viene impropriamente chiamata Venezia del Nord eh, non possiamo individuare, perché ha altre caratteristiche che nascono da altre storie. Eh. Eh, se penso a, a Roma non posso dire Roma o Madrid, eh. d'accordo? E invece la tendenza mass mediologa è quella di poter rendere indifferente. Talmente indifferente, l'economista questo ragionamento lo fa e si scusa ovviamente se è un ragionamento che può non essere eh, razionalmente accettato. Ma pensate a quello che sta succedendo e che è successo da, da, da almeno 30 anni in alcuni paesi degli Stati Uniti d'America. Pensate a Las Vegas. A Las Vegas ah, sapete cosa hanno fatto? Hanno riprodotto Venezia. Eh, hanno riprodotto alcune parti di Roma, eh, pensando che cosa implicitamente, pensando, utilizzando la terminologia economica, di trovarsi su una curva di indifferenza e su questa curva di indifferenza vi è tanto Roma quanto la sua riproduzione a Las Vegas. Ci va bene questa curva di indifferenza? Eh, assolutamente no, però il continuare a farlo... Conduce, può portare eh, a esprimere tutta la cultura su una curva appunto di indifferenza. Allora su questo dobbiamo fare ancora molta attenzione. Eh, sì, eh, beh, lì, come vedete, sull'estrema sinistra porto un quadro famoso di Guttuso, che era un pittore palermitano, e allora la, la, la cultura di un luogo ha anche è anche legata alla funzione di determinati luoghi, funzioni che possono modificarsi nel tempo, ma non bisogna dimenticare. E quindi significa che il patrimonio culturale materiale non può essere scisto da qualcosa di immateriale, che è la memoria. E allora noi possiamo anche individuare l'inesistenza di quel mercato già a Palermo, perché la dinamica del commercio può naturalmente legittimamente cambiare, ma guai a dimenticarne la memoria e la memoria viene aiutata anche da come gli artisti dell'epoca hanno espresso il momento, d'accordo? Ancora eh, io mi scuso per perché vi racconto di cose non sempre positive, ma chi si occupa e si deve occupare del patrimonio culturale genericamente inteso deve tener conto di tutti questi elementi di rischio, eh? perché sono elementi di rischio che viviamo quotidianamente e purtroppo non viviamo soltanto nel patrimonio culturale, ma ancora più in generale. Eh? La, la, la brevissima parentesi si eh, sta tendendo a far dimenticare la lettura del buon libro eh, a casa la sera eh, rispetto a chattare sul telefonino. E tutto questo è un qualche cosa al eh, quale dobbiamo comunque fare attenzione, che non significa eh, vietare la trasformazione, ma fare molta attenzione alla trasformazione. La storia è piena di trasformazione, ma dobbiamo fare in modo tale che non siano trasformazioni alienanti, come invece purtroppo sta accadendo. E allora eh, vi è anche il tentativo, come sapete, di, di, di far diventare il bene culturale rappresentativo eh, di, uno, di un valore che è universale. Ma anche qui bisogna ben tenere eh, distinti i momenti. Eh, il patrimonio culturale ha la sua origine eh, locale. Può essere un locale rilevantissimo sul piano storico. Pensiamo alla Roma Capitumundi dell'epoca. No? Può essere meno rilevante, eh? possiamo pensare a Pietra Pertosa, non possiamo certamente metterla al confronto eh, della dinamica storica e sociale di Roma. Ma attenzione, non significa che ci troviamo sull'indifferenza del riconoscimento, perché il riconoscimento può avere meccanismi diversi per l'economista. Vi può esserci un meccanismo solo e solamente, eh, utilizzando la terminologia economica, endogeno, eh? cioè vale a dire interno a quel territorio e quindi connesso e legato solo e eh, come origine, ovviamente, come origine di riconoscenza, solo e solamente al cittadino di quel territorio. Eh? Eh, perché ce l'ha nella memoria, perché ce l'ha nel, nella relazione e quindi nel significato che la relazione stessa ha tra quel bene materiale o immateriale e se stesso. Allora vuol dire che non sempre otteniamo un riconoscimento universale del patrimonio culturale, perché non posso avere la pretesa che il giapponese riconosca qualcosa dove eh, si sente molto legato, eh, anche come come elemento culturale in senso stretto, soltanto l'endogeno di quel paese. No? Non posso pretendere che il giapponese riconosca eh, la tradizione saracena di Pertosa. E allora deve, deve avere la sua origine lì. E qualche volta può addirittura restare come significato di origine in quel posto. Viceversa può anche accadere il contrario. E vale a dire che il meccanismo è esogeno. L'individuo che vi abita ignora la rilevanza culturale di un proprio patrimonio e tuttavia viene riconosciuto invece da altri. Ma questo essere riconosciuto da persone esterne ci deve anche far riflettere e restare sempre critici. Che cosa significa? Significa egemonia di una parte del mondo o sta a significare invece un riconoscimento universale? Eh? universale nel senso che in termini psicologici e culturali immediatamente vi riconosco. E questo è un qualche cosa al quale dobbiamo fare sempre attenzione, anche nel riconoscimento UNESCO, perché alcuni, per esempio, ci dicono che il tutto nasce eh, da un approccio, eh, un criterio di riconoscenza del patrimonio che ha una sua valenza europea. Eh? Ora, senza nulla... Togliere alla valenza europea, ma ovviamente se mi devo confrontare con l'indocinese, eh, devo tenere ben distinte eh, le scelte di tipo europeo. O quando qualcuno mi dice, come è vero e come esiste, che in Giappone, eh, questo ve lo dico dalla presunzione del fatto che stando all'orientale queste cose dobbiamo necessariamente saperle, e allora in Giappone, per esempio. Eh, viene spesso modificato il materiale di un bene culturale antico, viene proprio modificato non soltanto per la sua struttura materiale, spesso il legno, ma anche come costume. Un costume eh, culturale che è quello, eh? Eh, ma non significa che deve diventare universale, non, 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 così come non significa che devo dire che è, è negativo ciò che avviene. In Giappone. Allora attenzione, spero di essere chiaro e spero anche condiviso: eh, eh, il patrimonio culturale deve avere, deve riconoscere la distinzione senza renderli incompatibili la distinzione tra il locale e l'universale, senza tuttavia renderli incompatibili, ma sempre con il rispetto. E ancora. Eh, a non annoiarvi eh, di più, eh, alcune altre cosette che noi vediamo e che sono portato a, a ricordarvi. Eh, vi sono elementi rilevantissimi e importantissimi sul, eh, se letti anche solo sul piano della storia dell'arte e della storia in generale, di tipo religioso, per esempio, eh, di tipo filosofico. Eh, ci sono casi in cui il eh, patrimonio culturale dista l'uno dall'altro pochissimo, pochissimo in termini spaziali di 100 metri. Eh? E abbiamo situazioni in cui in uno vi sono molti visitatori, nell'altro i visitatori sono nulli e ignorati. Allora vuol dire che, che il marketing, chiamiamolo così, diventa... Fortemente importante sul piano della riconoscenza del patrimonio culturale. Vi faceva l'esempio: ieri, Ercolano, se pensate eh, alla zona vesuviana archeologica, vi è Ercolano, eh, vi è Pompei, ma vi sono benissimo altri, eh, altri siti archeologici totalmente ignorati. Eh? E gli esempi se ne possono fare tantissimi. Allora, anche su questo, ma tutela che cosa significa? Tutelare soltanto ciò che viene domandato come visita da parte del turista o tutela sta a significare tutelare ciò che serve al sapere eh, degli individui e al sapere, ovviamente, in un secondo momento, pure diretto di visibilità da vicino. Allora, eh, con questo però. Eh, Credo è così, questo ve ne parlerò stasera oggi pomeriggio, vi annoierò anche oggi pomeriggio ma parlandovi naturalmente della situazione locale ma nei limiti della mia ignoranza. Grazie per avermi ascoltato, ma aspetto di sapere i vostri rilievi. Grazie. Funziona? Quando ero ragazzo, vivevo ancora al Cairo. Andavamo ogni terzo venerdì del mese a fare una gita alle piramidi, insieme a degli amici. Le piramidi distavano linea d'aria dalla prima costruzione della città ben 14 chilometri c'era un, un tram che partiva da piazza tahrir famosa piazza tahrir quindi eravamo ragazzi boniti non c'erano ancora gli zainetti portavamo delle sacche con qualcosa da mangiare, da frutta, perché passavamo tutta la giornata alle piramidi. Prendevamo questo tram che si fermava a tre chilometri dalla salita sabbiosa che portava alle piramidi. Facevamo a piedi questi tre chilometri nella sabbia. C'erano cavalli, somari. Asini che portavano i turisti, ma la nostra economia studentesca non ci permetteva di pagare il trasporto fin su. Bene, se mette ci mettevamo a sedere, il re aveva una sua dipendenza lì vicina, murata, mimetizzata, quasi invisibile, c'era un muretto. Ci mettevamo a sedere su quel muretto c'era un nostro compagno di università che vive, viveva nel cuore del Cairo Fatimida, vicino al asar e conosceva a menadito tutti i minareti di quella zona e ci indicava e noi di lì vedevamo ad una ad uno il minaretto. L'aria era splendida, pulita. Io sono venuto via dal, dall'Egitto, sono tornato dopo qualche anno e questo scenario non esisteva più. Oggi le costruzioni sono sotto le piramidi. Chi va in Egitto va a visitare. Di lì da quel muretto che non esiste, non esiste più, non si vede nulla dai grattacieli che impediscono la visuale. Le piramidi oggi non hanno più uno spazio che possa dare respiro a queste grandi mostri messe nel deserto. Ma questa non è opera della di speculazione individuale o di società, ma di prestazione programmata del governo, di governi che ci sono succeduti. E come le piramidi posso raccontare tanti altri esempi. Ma la cosa che mi ha sorpreso, non molto a dire il vero, non più tardi di un mese fa, un mio amico dell'Alto Egitto mi raccontava per telefono che stanno cimentando tutti i canali di irrigazione. E per cimentare questi canali di irrigazione stanno tagliando tutti gli alberi sulle rive di questi canali. Ma che sono questi alberi? Sono le palme la vita stessa dell'essere umano che vive nell'Alto Egitto, perché la palma per noi ha un valore straordinario nella vita della società e dell'uomo. Queste sono devastazioni che sono ignorate, nessuno si occupa, nessuno dice, nessuno denuncia, eppure... Ci sono organizzazioni, ci sono studiosi, ci sono enti proposti per tale tutela del patrimonio di l'uomo, Patrimonio di l'uomo. Anche queste palme, anche questi alberi sono di assoluta importanza per la vita delle, delle, degli esseri umani. quindi... La tutela del patrimonio, non solo culturale, ma anche ambientale, sono legati strettamente, ma nessuno parla. Ecco perché anche voi economisti non tenete presente queste devastazioni, non denunciate, non chiedete ai vostri colleghi economisti, archeologi, e anche studiosi dell'ambiente nei paesi del terzo mondo diciamo io non dico solo dell'Egitto io ho fatto l'esperienza parlo dell'Egitto per esperienza diretta ma come l'Egitto sono tanti i paesi del terzo mondo ti ringrazio sì, grazie rispondo mo a Rispondo prima a questa anche in, ovviamente in maniera molto sintetica, mi scuso. Ma, no, no, eh, eh. No, quello che, che ci ha raccontato non ci meraviglia per nulla, perché diciamo, purtroppo è diffuso e non è diffuso soltanto in quello che tra virgolette possiamo ricordare come terzo mondo, ma anche nel primo. Eh. E, e, quello che non dobbiamo, e, e poi l'ultima osservazione che fa: ma insomma, ma voi economisti non potete eh, riferire e far conoscere bene al politico quel che deve fare come forma di tutela. Beh, allora io eh, sulla prima credo di aver risposto, è diffuso ed è diffuso e perché si diffonde? Si diffonde perché vuol dire che c'è qualcuno che ha interesse a creare quel fenomeno ed è un interesse che economicamente può essere definito contingente e non certo della, fu della futura generazione. Ma sulla seconda domanda, eh, allora è rilevante il, sono rilevanti due aspetti. Uno, anche la storia del patrimonio culturale, sebbene non solo quella, è una storia di natura politica, non lo dobbiamo dimenticare. Eh? Ciò che noi abbiamo avuto e ci troviamo in eredità, spesso ce lo troviamo per scelte di natura strettamente politica, alcune positive e altre negative. Eh? Eh? Ci sono stati regimi già solo nel secolo vicino. Eh, che hanno distrutto parte del patrimonio perché non rispondeva all'ideologia di quel momento. Eh? E possiamo andare molto lontano. Eh? Possiamo andare anche con virgolette i barbari che arrivano a Roma. No? E eh, 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 l'altro aspetto ancora, ultimo, attenzione, eh, il rapporto non è l'economista che suggerisce al politico quel che deve fare. Per una, per una migliore efficienza ed equità eh, eh, del, della società, ma addirittura il contrario, il politico che dice all'economista come si deve comportare. E l'economista fa finta di essere neutrale, ma si mette sull'attenti e così va avanti. E, e questo lo sappiamo prima a livello nazionale e oggi a livello addirittura globale. E spero di aver risposto, ma molto in sintesi, e mi scuso. No, no, hai risposto, ma la mia è anche una proposta. Perché non si fa qualche cosa insieme? Insieme. Ecco, allora è possibile fare un, un convegno. Parlo dell'orientale, parlo dell'economista dell'orientale, degli studiosi dell'orientale con i colleghi degli altri paesi del terzo mondo, chiamarli, parlare insieme, studiare qualche strategia che possa convincere i nostri regimi a smetterla di sabotare il patrimonio culturale. Tutto Io vorrei proporre soltanto, soltanto ringrazio eh, il professor Di Maio, una considerazione. Ciò che dirige il mondo oggi sembra che sia il discorso di, dell'utile più che la bellezza. Se una cosa è bellissima ma non rende, non è bella, non serve più. Si dice che a Roma oltre il 40% della Roma sotterranea non è stato ancora esploatato, non è stato ancora visto né catalogato stanno in enormi hangar, magazzini, invisibili al pubblico. Quindi una ricchezza assopita, narcotizzata, che nessuno ci fa vedere. Ci mancano i mezzi, c'è la poca voglia, politicamente non ci interessa. Che cosa c'è? Che abbiamo enormi bellezze messe negli hangar, chiusi a tutti. E chiudo dicendo, se i tre pil mondiali che fanno più soldi oggi sono le armi, in Pentagon ha un trilione di dollari per le spese correnti, droga e da qualche anno traffico di umani per spiaggia di organi e pedofilia. Evidentemente la bellezza, i discorsi sublimi che stiamo facendo, purtroppo non sta in quella scaletta di valori che la gente reclama, purtroppo. Anche qui mi scuso, naturalmente ringrazio per la domanda, ma mi scuso eh, per, per l'estrema sinteticità. Eh, sì, è vero, eh, la, la cultura economica eh, che noi definiamo all'interno dell'economia di tipo neoclassico eh, ha a che vedere molto con la funzione di utilità. Ma che cos'è che è utile? E non è detto, e qualche volta nel, negli argomenti della utilità, vi eh, si può trovare anche la bellezza. Eh? Eh, ehm, in, individuo utile eh? guardare una bella statua o individuo utile guardare una cosa bella. Eh, quindi c'è questo vizio, però tuttavia è un vizio eh, come dire, eh, che si trova con conflitti, perché non tutti gli economisti nella storia del pensiero economico, ma ovviamente vi giuro, non vi annoio, eh, eh, ci troviamo contrapposizioni gli utilitaristi ma anche i non utilitaristi, da un lato i canesiani, i socialisti, insomma quello che, che voi volete. E quello che diciamo, è molto importante ricordarlo è che gli elementi presi in considerazione e quindi anche la tutela e la conoscenza del patrimonio culturale sono soprattutto come eh, cause originarie di riconoscenza di natura politica. Allora questa natura politica, nel guardarla e nel studiarla, allora, eh, conduce a un'osservazione estremamente positiva dal nulla della riconoscenza del patrimonio culturale, fino ad arrivare a una tutela. Se solo restiamo in Italia arriviamo all'articolo 9 della Costituzione, ma partendo in situazioni, eh, eh, pensate al di là del ducato di Toscana e del, eh, del Vaticano, e in molte parti dell'Italia ricchissime di patrimonio, compreso il Sud stesso. La storia ci dice che il sovrano e il politico non ne teneva molto conto come benessere di natura collettiva e abbiamo invece avuto poi delle trasformazioni importanti. E queste trasformazioni importanti, ma qui dico la mia per cui prendetela come tale, ha a che vedere con un aumento eh, effettivo, sostanziale della democrazia. Quando si riduce invece la tutela del bene culturale nella sostanza attraverso la speculazione, attraverso la non considerazione, beh la mia impressione è che è dovuto soprattutto alla riduzione della democrazia e la democrazia si riduce quando aumenta il conflitto di natura classista. Di nuovo buongiorno a tutti, benvenuti ovviamente i ragazzi che ieri abbiamo avuto la gioia di trascorrere insieme la serata, quindi ci siamo conosciuti e questa empatia rende ancora più facile le trasmissioni che ci stiamo dando. E vedo che è arrivato l'ambasciatore Sessa forse per un saluto, non so se vuol salutare adesso o tra una mezz'oretta come vuoi tu. Ok. Se vuoi venire adesso così è più libero, così ci saluti, poi ti lasciamo libero per i tuoi impegni. Buongiorno, io come vi avevo anticipato ieri devo rientrare a Roma e quindi mi fa sicuramente piacere dire, dire due parole e risalutarvi di nuovo. Ho, ho, mi sono perso l'intervento del professor Di Maio, ma ho sentito le sue conclusioni alle quali mi voglio agganciare volentieri perché certamente la tutela eh, dei dei beni culturali, eh, del patrimonio culturale, chiamiamolo, mi pare che su questo poi eravamo d'accordo tutti quanti ieri e l'altro in questi giorni. La tutela del patrimonio culturale è sicuramente collegata alle istituzioni, eh, sia perché, come eh, ci è stato più volte sottolineato ieri, e eh, dallo stesso professor Di Maio. Il ruolo del pubblico nella tutela, nella valorizzazione, nella conservazione dei, del patrimonio culturale è fondamentale. Quindi, spetta sicuramente alle autorità, alle autorità locali. Qui c'è il sindaco, il sindaco è a tutti gli effetti, anche da un punto di vista proprio solo della legge, la responsabile della conservazione del patrimonio di Pietra Pertosa. E certamente laddove le istituzioni sono ispirate a dei principi di democrazia che poi significano, professore, quello che voleva dire, di libertà. Perché normalmente la libertà viaggia insieme a, a dei principi di funzionamento delle istituzioni ispirati a dei criteri di democrazia, che significa che cosa? Oltre alla libertà, significa partecipazione dei cittadini alla gestione oltre che alla fruizione del bene pubblico e quindi questo è un concetto che è molto importante che mi permette di mi dà la possibilità di ricordare non soltanto e non tanto quelle che sono le responsabilità pubbliche ma anche quelle che sono i doveri privati dei privati e quindi dei cittadini quali voi siete ieri credo che abbiamo Messo il dito su, non dico sulla piaga, ma insomma su una situazione molto particolare. Abbiamo cioè scoperto, ma non, non è una tragedia, non, non, con questo non voglio che vi rendiate la vita già più difficile di quello che le circostanze, il mondo che ci circonda oggi, non ultimo questo riaffiorare di questa maledetta pandemia eh, di Covid, eh, però abbiamo scoperto che. Non eravate perfettamente voi giovani di, questa, di Pietra Bertosa, ma anche delle zone vicine, consapevoli della storia che c'è dietro di voi, dietro le vostre famiglie, dietro i luoghi in cui vivete? Eppure, ieri passeggiando con alcuni di noi, abbiamo visto un bel cartello dove è riassunta la storia di Pietra Bertosa. Probabilmente, come sempre succede, noi non andiamo mai a visitare i luoghi di interesse culturale nei posti dove viviamo perché li diamo per scontati. C'è tanta gente a Roma che non è mai andata a visitare i Musei Vaticani, eppure, se voi venite a Roma e passate davanti ai Musei Vaticani, a volte vedete delle file di centinaia di metri. Di gente che va la notte per fare la fila per poterlo visitare, poi magari a metà giornata, a metà mattinata. E beh, ma in questi cartelli che abbiamo, ne abbiamo incontrato uno mentre andavamo verso il ristorante, dove poi siamo stati tutti insieme, c'è la storia di Pietrapertosa ci sono le origini storiche delle popolazioni che sono passate per questa regione. Quindi tutto questo date un'occhiata a volte, come quando ieri dicevo. Vi dicevo e vi invitavo, tornate a casa, condividete con i vostri familiari, con i vostri amici, tutte le cose importanti che vi sono state dette. Non da me, io non sono uno studioso, ve l'ho spiegato, però qui ci sono stati illustri studiosi che vi hanno raccontato il peso delle, anche delle civiltà che si sono eh, accumulate, stratificate in questa regione, a cominciare da Pietra Bertosa e, e dei. Collegamenti, perché poi queste stesse civiltà, queste stesse popolazioni hanno viaggiato, si sono trasferite dal, 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 dall'Africa settentrionale, si sono trasferite nell'Europa e non solo in Italia, ma in Francia, in Spagna, dove ritroviamo situazioni analoghe alle vostre. Allora, siate orgogliosi di questo, di questo patrimonio, mettete a frutto questa esperienza che avete potuto maturare in questo primo. Uh, uh, seminario di questa Summer School, che un gruppo di persone hanno avuto la lungimiranza di, di, di fornire a, a voi, e l'anno prossimo speriamo a un numero ancora più importante di giovani. Questo è solo il messaggio che vi voglio lasciare, con ovviamente la grande simpatia mia personale e l'augurio migliore per il mondo di domani che ritorno e lo dico è un mondo che vivete collocati in Europa e al professore che ieri mi facevo osservare che sono ancora 19 i paesi membri dell'unione monetaria dell'euro dal primo gennaio dell'anno prossimo se ne aggiunge un ventesimo che è la croazia quindi come vedete piano 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 piano, piano, piano le cose vanno avanti Grazie e auguri a tutti. Chiedo scusa, vi rubo due secondi. È doveroso, grazie eccellenza. Per... <ride> uh, intanto per la partecipazione rinnovo i miei ringraziamenti, ma a nome dell'intera amministrazione e della comunità. Quindi il, io le do eh, un arrivederci <ride> e quindi mi auguro che questo possa avere un prosieguo. Quello che ha detto è, è vero ed è fondamentale. Le istituzioni hanno il dovere di, di valorizzare e di proteggere il patrimonio che abbiamo, sia quello materiale che immateriale e quindi se siamo riusciti e se andiamo avanti su questa strada è perché si, siamo partiti di, diciamo, nel nostro piccolo già da diversi anni vogliamo trovare e se siamo arrivati a fare queste vende grazie poi a chi ci ha eh, supportato abbiamo trovato e stiamo eh, stiamo diventando una grande squadra e quindi e quindi un passo alla volta eh, di passi ne abbiamo fatti e vanno proprio nella direzione di, ehm, di trasferire in primis alla comunità, di, di creare proprio un senso di appartenenza e anche di identità, far capire, far acquisire a tutti noi la consapevolezza di quello che siamo. Si diceva ieri: chi siamo, dove dobbiamo andare, cosa dobbiamo fare, con chi lo dobbiamo fare. Siamo qui per questo. Quindi tutti insieme possiamo crescere. Sono eventi che ehm, importantissimi soprattutto per noi che stiamo in questo momento abbiamo la voglia di crescere e lo stiamo facendo insieme alle, per, alle persone giuste insieme a, a professori illustri a personalità importanti quindi eh, noi abbiamo dato la possibilità quest'anno partendo per la prima edizione a pochi ragazzi ma l'iscrizione era comunque aperta a tutti noi abbiamo ospitato pochi ragazzi perché era quello che potevamo fare in questo momento ma l'iscrizione erano aperte a tutti e in tanti ci stanno seguendo da remoto proprio per andare a stimolare un po' tutti, soprattutto i nostri giovani che è vero hanno bisogno di stimoli, di esempi e di essere appunto sollecitati però poi a fianco alle istituzioni la comunità Deve rispondere, deve essere interessata, deve capire l'importanza di quello che si fa se veramente si vuole crescere insieme. Perché altrimenti le istituzioni da soli, eh, con tutti gli sforzi che possiamo fare per trasferire le nostre ricchezze, l'importanza che Pietra Pertosa ha, l'importanza della cultura, l'arte, il patrimonio, tutto quello che, che abbiamo, di mezzo abbiamo, però la comunità deve stare a fianco del perché è solo smuovendo le coscienze e la comunità che, che si ottengono i risultati quindi grazie ancora per la partecipazione la presenza e, e buon viaggio e, e buona continuazione di, dei lavori e arrivederci ma non abbiate paura non, non leggo tutto sono molto breve discreto <ride> come si dice già eh, se, se uno già è pesante no? sentire ascoltare poi se uno è lungo peggio allora no? rischio di essere breve così da farmi perdonare ecco ehm, diciamo che ehm, continuando ciò che ho detto il primo giorno eh, è mia intenzione contestualizzare il discorso Pietra Pertosa, senza ripetere le cose che già sapete, e lo faccio da storico. E gli storici, che non sono romanzieri, ahimè, stanno molto con i piedi per terra, legati in modo irrimediabile a delle fonti, a dei documenti. Certamente, accostarsi alle fonti si può fare in tanti modi: in modo servile, servire solo il proprio padrone. Oppure abbiamo bisogno di storici liberi, 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 che non stanno servendo quel padrone, stanno servendo il bene dell'umanità intera e la verità, che è un altro discorso. Quello che cercherò di fare molto, molto modestamente. Sappiamo che abbiamo tante storiografie, sappiamo le eccedenze, ci sono due casi, Israele e Sarkozy a suo tempo, avevano in mente eh, di fare una commissione. Ehm, parlamentare che giudicassi i lavori storici. In qualche modo Le Goff diventò furioso come una belva, dicendo i parlamentari facciano da parlamentari se lo sanno fare, noi facciamo gli storici. Altrimenti c'è il rischio che i parlamentari di turno cancellino le pagine che non sono di credimento al governo attuale di turno. Pensate dove siamo arrivati. Bene, oggi noi vogliamo lavorare con una libertà assoluta, stiamo servendo la verità storica, il bene comune. E tanto è importante in un contesto di rivitalizzazione di Pietra Pertosa. Lo facciamo anche invitando questi meravigliosi ragazzi a pensare. Ieri un po' scherzando anche a cena, si diceva: abbiamo bisogno di gente che pensi, che se dismette il pensiero siamo ultrafagocitati dalla globalizzazione eh, che purtroppo, ahimè, è pervasiva, la storia. Mi riferisco fondamentalmente per la mia cultura a Cicerone, tra altri possibili fonti, che diceva che sono quattro le caratteristiche della storia. Deve essere vera, aletheia, cioè niente di nascosto. Non dire nulla di falso, ma non nascondere nulla di vero. Questa è la storia. Nulla di falso, ma non nascondere nulla di vero. Semplice, che tutti capiamo. Se dovessi citare la definizione di Benedetto Croce sulla filosofia voi rimarreste atterriti. Sarebbe la palingenetica obliterazione dell'io senziente che si infutura nell'archetipo dell'antropomorfismo universale. Ai Bau, Bau, Bau! Cosa abbiamo detto? Allora, roba semplice, semplice, che tutti capiamo subito. Esemplare. Abbiamo bisogno di, sì, se è possibile, tramandiamo tutto, ma diciamo, sottolineiamo le pagine belle, no? Le pagine belle. Certo, si può fare pure la storia dell'evoluzione della pistola e dei Kalashnikov, che pure potrebbe essere importante, ma noi facciamo un'altra evoluzione di valori, l'inclusione, il vivere insieme, la pacifica convivenza. E finalmente è utile, utile. Dicevamo ieri, è stato detto dai miei colleghi, la storia non è per il passato, per fare un museo, è per il futuro. Tra le fonti, cari amiche ed amici, quelle eminenti sono quelle cosiddette epistolari, che vengono da cancellerie di governi. La narrazione, tutte cose belle, i racconti, stupendi, benissimo tutto, ma ciò che di fatto è il canovaccio, la cava di materiale importante per la storia sono le fonti cosiddette epistolari di cancelleria, ufficiali che hanno anche di fatto una valenza legale. Il fatto che Saladin abbia scritto a... Ah, la lettera pubblica ci dice qualcosa. Mi viene in mente adesso un panislamismo del tempo, quando Saladin scrisse all'emiro al Mo'ade: per diventare un panislamismo globale del tempo. Ma siccome non lo trattò con i dovuti titoli di riguardo, Saladin disse: no, 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 non se ne fa niente. Voi fate la parte vostra e facciamo la nostra. Lette ufficiali conservate nelle cancellerie. È stato anche detto oh, questi giorni che eh, la cultura, la cultura, la cultura come deposito di ciò che i genitori ci danno, che noi apprendiamo con il latte materno, ma è una borsa che può essere chiusa, quella degli idioti, o aperta. Ognuno ci apre la borsa che ha, allora Pietra Pertosa, Milano, New York, eh, dove volete voi, e ci scambiamo i doni. Maghreb, che volete voi? Ci cosa c'hai dentro? Cosa, mi fai vedere? Ci scambiamo i doni. Quindi guai alla cultura idiota, la cultura deve essere aperta, porosa, che dia degli scambi, senza le presunzioni appunto idiote, di crederci la nostra cultura, la migliore del mondo. Per andare più direttamente al mio ambito, eh, mi vorrei soffermare sul discorso che avrà delle ricadute anche possibili di nuovi scandali sulla storia di Pietra Pertosa, è il discorso dell'influsso dell'aspetto religioso nel fatto culturale. Come sapete.. Quando prendiamo questa borsa dai genitori c'è il cibo, la musica, la cucina, si è detto ieri, quante cose belle, no? Ma c'è anche la religione. E in qualche modo diventa un fatto preponderante, ineliminabile e qualche volta decisivo. Decisivo anche perché include purtroppo il rischio di un dentro e fuori culturale. Con il cibo ci mettiamo d'accordo, non è piena di che va, va bene. E ci mettiamo d'accordo pure sulla bellezza, sulla iconografia, ci mettiamo d'accordo gli influssi. Della, della cosiddetta geometria divina, che è l'alfabeto eh, di lingua araba, benissimo. Ma mettere insieme ambiti, gli ambiti religiosi a livello culturale spesso ha creato problemi enormi che hanno consolidato i recinti, le distanze, il sospetto, la paura, la guerra. Da qui. Eh... Cari amiche ed amici, va detto che nel nostro mondo, da dove si trova Pietra Pertosa, in questo crocevia di strade, di fiumi, di contatti, di crogiolo e anche il caleidoscopio di culture, dietro il background è che ci abbiamo una Torah ebraica, una, un Vangelo cristiano e un Corano islamico. E sono cose imprescindibili lì, non è come oggi se ne fa qualche volta a meno o molto a meno anche se in Ucraina abbiamo delle scazzottate pazzesche a motivo delle divisioni interne confessionali degli ortodossi. Kirill non è il patriarca di Kiev, evidentemente. Persistono queste cose, persistono ai nostri giorni e come? Certo con meno forza di quando non sia il tempo di cui stiamo parlando. Allora, eh, abbiamo un Dio che ha parlato in tre modi diversi, per ridurre un po' la... ci ha lasciato tre libri, diciamo, belli e voluminosi. La Torah, il Vangelo molto meno voluminoso, e il Corano, 114 sura. E lì c'è un Dio chiamato con più nomi. Ah, e allora subito dice, abbiamo l'allerta, Come lo chiami tu? Ah, non è il mio, non è il tuo, non è il mio. giusto, scassottate perché non è il, il, il Dio di tutti. Patetico oggi diremo, ma continuiamo a trattarci così. Allora, dovremmo distinguere in questo campo ciò che è il nucleo centrale, di queste religioni, e io dico che in Dio non c'è intolleranza, quindi il nucleo centrale è lo stesso, di per sé. Ma il modo di esprimersi a livello di distinta cultura e le trasmissioni fanno la differenza, non parliamo poi delle traduzioni. Il mondo semitico, sia esso di, dei giudei o dei musulmani, è evidentemente prossimo, sono cugini carnali stretti, scrivono ambedue allo stesso modo, eh? da sinistra a destra, si conoscono bene tra di loro. Destra e, sinistra, perdone, destra e sinistra, e quindi si conoscono molto bene. E diciamolo, purtroppo hanno tutti e due la legge del taglione, sura 278 e 79. Il Corano dice che la legge del taglione è garanzia di vita. Punto e basta. vi sono fatti. Noi non giudichiamo, punto. Ma dobbiamo contestualizzare e decontestualizzare. Per esempio, senza andare lontano, la legge del taglione è presente e vigente ancora nella Torah e nel Corano, tra l'altro. Poi dovremmo parlare anche dei percetti evangelici totalmente dismessi e mal applicati in un contesto cristiano, in modo contraddittorio, evidentemente. Allora, le religioni sono un fatto culturale immenso, grandissimo, che in qualche modo determinano poi il dentro e il fuori culturale. Siamo differenti anche per questo. E naturalmente, questo significa che questa componente decisiva, in qualche modo, della identità va letta in altro modo. Abboniamo i preconcetti, i pregiudizi e i pretesti. Naturalmente, e dico thanks God, oltre alle direttive ferre dei centri di potere centrali o di governo religiosi, spesso gli umani hanno preso altre strade, come eretici o obiettori di coscienza. Hanno fatto a meno delle direttive dei governi centrali. Quindi non c'è stato guerra, ma abbracci, convivenze, storie di amore. Mixage. Questo stupendo meticciato delle idee, delle culture aperte che si sono fecondate reciprocamente. Ma al tempo stesso, ahimè, c'è il discorso della cosiddetta persistenza eh, di molta gente che non ha seguito l'illuminazione logosfermaticoi della, della mente e ha seguito purtroppo le ferre leggi dei governi centrali. E qui vengo un po' al dunque, anche per poi intavolare il discorso di come eh, introdurre Pietra Pertosa in questo fatto ineliminabile che è il fattore religioso. Intanto Pietra Pertosa, eh, è il documento più antico sembra essere mh, studiato, quello che riguarda Pietra Pertosa in una carta in greco, tra il 1001. E nasce tutto da un certo Lucas, miscredente apostata bizantino che si era convertito all'Islam. La prima citazione di Pietra Pertosa. Quindi già immaginiamo che c'è all'interno un cambio di cultura o sovrapposizione di identità che sta alla base della prima citazione di Pietra Pertosa. Certamente ho già detto il primo giorno, dobbiamo ancora come si dice, scandaliare molto, 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 studiare le fonti, molto da vedere o da rivedere o da scoprire. Quindi siamo veramente in un cantiere aperto. Non è niente di definitivo, magari anche voi un giorno una splendida tesi su Pietra Pertosa ci date delle notizie più belle ancora, più recenti e naturalmente più eh, accertate. Quindi c'è questo, così, Cafir, questo, questo, questo infedele che ha cambiato casacca, e naturalmente da Saraceno ha prodotto e instaurato in qualche modo una stabilità ben condivisa, apprezzata qui a Pietra Pertosa. Quindi un apostata, uno che ha cambiato tra virgolette casacca religiosa, di cultura per comodo o altre ragioni, starebbe alla base di questo primo impatto di benvenuto e benvenuti dunque qui a Pietra Pertosa. Perché tra le tante possibili pagine da studiare, verificare, si è parlato del nono secolo, c'è cioè Pimetrace, tutta la storia degli influssi dell'Emirato Arabo, 3.000 cose ancora da approfondire e da studiare naturalmente. Allora, la conseguenza della lunga presenza dei saraceni, in pietra Pertosa, non voglio dire cose già dette, ci fanno capire che siamo in un luogo di frontiera e nella continuità di secoli di vita vissuta come minoranza. Con delle sgomitate a motivo degli influssi succedanei di Longobardi, di Normanni, di Latini, di Greci e di Musulmani. Frange ebraiche sono meno evidenti, per quanto mi è dato di sapere, non è il caso di Venusa, per esempio. Cari amiche ed amici, si tratta quindi di questa ravata come un posto delizioso, una specie di paradiso terrestre, mi passate la visione, di gente che stava lontanissima dai centri di potere religioso. E quindi si è mossa con più disinvoltura, con più facilità le amicizie, gli amori, il mixage fisico, etnico e naturalmente culturale. Con tutte le difficoltà di cui vedremo, vi darò traccia adesso nel proseguo di ciò che sto per dire, perché non è stato facile. Questa è la storia di mercanti, di pirateria, attività corsara, di apostati, di gente che ha cambiato camicia, di gente che è saltata sul carro del vincitore con facilità. Eh, tematiche. Adesso vi lancio soltanto come provocazione e piccolo prurito intellettuale, ma poi tutto da vedere, da approfondire. Ci saranno delle pagine stupende, immagino. Stupende ci saranno, ma tutti da vedere, verificare. Uno scandaglio più profondo, più diffuso. Abbiamo bisogno di storici nuovi, belli, di pietra apertosa. E su questo, quindi, ehm, nella prospettiva di una reclamata nuova storiografia, vi invito voi giovani a rileggere insieme la storia per iscriverla insieme. Quindi, stavamo parlando di cantiere aperto. E per quanto riguarda questa percezione dell'altro,. Ehm, Sempre nel prosieguo di ciò che sto dicendo, dei possibili cambi di casacca e quant'altro, e naturalmente il discorso, il rischio di eh, eh, una sfida che io chiamo un po' tanto fluida quanto inconsistente, che si riduce al discorso delle alleanze claniche e tribali. La Calabria, la Sicilia, la Campania, base di Cata. Italia, quante alleanze, empie alleanze con quello di altra religione. Ieri è stato rammentato più volte anche da professor Laureano. Ci siamo uniti con il nemico per far lotta contro i nostri ex amici. E questo ha creato divisioni che forse oggi ancora persistono. La frontiera immateriale, invisibile, anche tra gente della Basilica tra calabresi tra di loro, tra siciliani tra di loro. E come se esiste. Realtà claniche e tribali. Oltre alla dolcezza quasi bucolica, questa splendida regione, dei nemora, dei boschi, fantastica e dei fiumi, c'è un tessuto umano. La parte più importante di che poi ci interessa in questo momento. È così frastagliato, fluido, frammentato, sovrapposto, mutevole. Che va tenuto presente, per i passaggi delle varie popolazioni qui a Pietra Pertosa. Voglio introdurre tutto questo citando: citerò pochissimo, il nostro carissimo Amari, chi non lo conosce, stupendo professore, naturalmente scrittore storico. E per quanto riguarda questi, queste alleanze, dietro come background culturale, mettessi adesso la Basilicata, si tratta di alleanze di ogni tipo con i cosiddetti nemici di altra cultura e di altra etnia a discapito di un possibile progetto di collaborazione stabile tra amici e fratelli. Abbiamo preferito la mutevolezza, la fluidità del cambio di alleanza, e questo comporta una fluidità di identità, naturalmente, una composizione e decomposizione delle identità mutevoli. quindi ha impedito progetti stabili e lunghi di lunga durata di collaborazione tra amici e fratelli di religione o di, et di etnia. Cito da Mari, Mari. Ogni pagina della nostra storia, a Mari, dice, dalla caduta, ma, ma in qua, ripete lo stesso insegnamento, ma non fu mai fragrante, così fragrante la vergogna di questa nostra miseranda divisione? Che allora, quando l'Italia si confessò impotente a liberarsi dal sultano di Bari, impotente perché le armi servivano ad uccidere i nemici più odiati dei saraceni: poc'anzi dell'evento contro Salerno, ora Napoli contro Capua, Capua contro Salerno e Capuani tra se stessi, tra di loro. Lo stesso vale per la Basilicata, lo stesso. Non potendo dunque gli sciagurati fidarsi l'uno dell'altro, come in Basilicata, ebbero ricorso come vassalli dell'impero, in questo caso a Ludovico, del quale non sapevano che sperava che gli riuscisse un giorno di coglierli e soggiogare. Una novità, sembrava una buona tentazione, ma ci avrebbe dominato l'altro che stavamo aspettando come il Messia. Questi fatti generali, mutati i nomi, durarono per centinaia di anni, e per questo c'è il dovere di squadernarli innanzi agli occhi di tutti, in modo particolare dei giovani, affinché sempre se ne veda la laidezza, un fatto laido, la laidezza di un popolo ridotto a servo. E servo lo avevano fatto, Rincazza e Manzoni, secoli di inerzia senza riposo, di dolori senza dignità, di stragi senza battaglie, secoli in cui per far diventare il nome romano un nome di disprezzo e di ingiuria. Quelli che lo portavano sostennero più severe fatiche, più rigorose privazioni, più inflessibili discipline che loro antenati per renderlo terribile e riverito all'universo. Un acquarello stupendo. E su questo va letta Pietro Pertone: la Basilicata, le opere d'arte, gli influssi, i rifiuti, gli abbracci e le emarginazioni. Bene. Questa parte della uh, mia breve così, riflessione a voce alta eh, mi fa dire che allora abbiamo più parole di Dio, un solo Dio, più parole di Dio e naturalmente più religioni. E abbiamo detto anche che le frontiere delle religioni sono le più difficili da oltrepassare. Sono veri recinti. recinti. Mi fermo soltanto su qualche aspetto. Primo è quello del mirror image. Significa. Il processo evidenziato come mirror image implica l'idea che tu capovolgi l'immagine dell'altro, lo rimbruttisci, c'è un a priori, siamo nemici senza sapere perché. E ti devo fare brutto, se no diventi amico. Ti devo far rimanere brutto, nemico. E faccio diventare questa percezione una percezione collettiva. E quando è collettiva abbiamo un nemico collettivo. Tra eh, l'immagine in forma diversa, l'abbiamo visto, dipende da, da questa idea di imbruttire il nemico. Ora, l'immagine per imbruttire il nemico si arricchisce di alcuni connotati come barbaro, parla parlo un'altra lingua e così via. No? Oppure nero, oppure, 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 oppure. O bianco. Ma si va colorando sempre di più le definizioni e connotazioni religiose. Il nemico cammin facendo da aggressore, uccisore, depredatore, oppressore, tratti già codificati, cammin facendo questi tratti si arricchiscono, dicono, a connotazione religiosa, per cui il male viene dal giudeo, il male viene dal saraceno, essi sono gli eretici, gli intolleranti, sono loro che uccidono, depredano le nostre campagne, rubano le nostre donne, loro, 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 sempre con il dito così. Naturalmente l'immagine occidentale cristiana si muove anche se con ritmi non rapidi e si va sedimentando un'immagine del nemico religioso che attinge direttamente dalla Bibbia. Si dà anche un colore, quindi il nero, delle tenebre dell'inferno, il nemico è il diavolo numero uno, è tinto di nero, e sarà questa esasperazione biblica a connotare i tratti anche del nemico. La identificazione, la metamorfosi del nemico, prima ancora di tentare di, essere, di avere un reale approccio conoscitivo, compendia e indirizza i bollori di una cavalleria cristiana. Che stamattina il professor Di Maio ha parlato di questo discorso della mancata, del rischio della mancata conoscenza. Vi do soltanto un piccolo qualche esempio degli insulti religiosi reciproci, molto fraterni, tra musulmani. Pardon, cristiani e saraceni del nostro periodo sono praticamente identici figli del demonio, figli del demonio impostori, impostori figli del diavolo, figli del diavolo esattamente c'è un corrispettivo un copia e incolla c'è qualcuno in più da parte dei cristiani rispetto a loro e qualcuno altro differenziato uno dei classici insulti Spesso con ragione dei musulmani, dei saraceni cristiani che erano ipocriti. Dicevano: Noi facciamo quello che ci ha detto Muhammad il profeta, voi non fate quello che va detto Gesù Cristo. Interessantissimo. Allora, i dati che noi abbiamo vengono, come stavamo dicendo, oltre che remoti, barbari, gentili, idolatri, tutta gente lontana, un po' appena appena intravista. Si cominceranno a chiamare con i nomi della Bibbia Moabiti da Moab, Ismaeliti da Ismaele, Agar, Agareni, Filistei dai Filistei, tutte quelle tribù e regioni che impedivano al popolo eletto di camminare spedito, questi sono i Saraceni, i Madianiti, tutto questo in lettere ufficiali di cancelleria. Attenzione, ok. E poi naturalmente la gens perfida saracenorum e compagnia bella. Dalle certezze bibliche si passa alle certezze contemporanee dei telegiornali del tempo. Nemici della fede cattolica, cattolico significa obbediente al vescovo di Roma, al Papa. Perfidi, impi, infedeli, assetati del sangue dei cristiani, tiranni, persecutori, persecutori dello stesso Gesù Cristo. E nelle italiani profezie tedesco del secolo XIII, c'era una nomenclatura di cosiddetti eh, anticristo. E i nomi sono detti tutti, no? il drago dalle sette teste. Questi erano Erode, Nerone, Costanzo, Ariano, Cosroe, Enrico, Alamanno, Saladino e la settima testa, settima testa fu addirittura attribuita a Federico II il vero profanus, l'anticristo. Quindi oltre alle cose belle e bucoliche, dentro c'è il fatto reale di questa cancelleria che mandava questi messaggi dai centri di potere. Ciò nonostante, stavo dicendo, se ne è fatto brillantemente a meno in molti casi, con i pittori di coscienza, i re, gente di buonsenso, inclusiva, come i grandi poeti, i mistici, i sufiti e quant'altro, poi ne vedremo tra stasera e domani. Quindi prendono un'altra strada ha consentito queste splendide esperienze, ma in la ufficialità diceva queste cose, ufficialmente. Naturalmente, per quanto riguarda il mondo islamico, ci ringraziavano con, gli stessi, con la stessa gentilezza. Allora, al kuf e in pietà, naturalmente, mi perdonerà il nostro caro eh, eh, Mahmoud per la pronuncia shirk, Idea del politeismo: voi sapete che le formule erano sostantivate più che aggettivate. Al-Batil, Menzogna, Gadr Tradimento, bug essere bugiardi naturalmente, eh, i riferimenti all'essere pagani, alla Jam, kafirun, increduli, eh, toghiani, infedeli, al mushrikun nemici politeisti, Ava Allah, nemici di Allah e compagnia, sono tutti eh, sì, piccoli. Così si dice scambi di gentilezze, correnti, in lettere ufficiali, dico ufficiali. Bene, qui si dovremmo aprire brevemente, non so il tempo come sta andando, 5 minuti va bene, Mi prendo altri 5 minuti, poi continuiamo. E il discorso che abbiamo, oltre a questo, convivenza e interessi mondani. Non tutti hanno tutto, quindi dobbiamo uscire di casa e prendere i prodotti che non ho. Noi andiamo a nord a prendere i crawdi, andiamo a sud a prendere i datteri, andiamo da un'altra parte a prendere i dolcetti che si fanno a pietra apertosa, kebab e quant'altro. Benissimo, usciamo da ciò che abbiamo per prendere ciò che non abbiamo. Ogni persona di questo mondo fa la stessa cosa, obbligati ad uscire dal proprio recinto per prendere ciò che non abbiamo, l'esotico. Ovunque nel mondo si fa, ovunque nel mondo, da sempre e sarà per sempre così. Sapete tra l'altro che molti siciliani sono neri come il carbone e altri biondi come, come i vichinghi. I normani, ai normanni piaceva la donna un po' scura, naturalmente. No? E a molti principi musulmani gli piaceva la donna bionda. Va benissimo. No, non c'è problema. Forse ancora oggi andiamo cercando ciò che non abbiamo. Qualche volta la cambiamo cinque volte la moglie anche per, per cambiare i colori della pettinatura. Sto scherzando, naturalmente. Beh. Allora, eh... Le alleanze empie, infedeli sanno di eh, apostasia. Abbiamo oh, dal dettato di Umar ed altri che sì, l'imamo può arrivare alla pena di morte se c'è l'apostasia. Similmente, i concili della Chiesa Cattolica arrivano alla scomunica e persino alla riduzione in schiavitù di coloro che avessero postato, in caso estremo, l'uccisione. Ci scambiamo i favori. Quindi farsi vedere tenero con chi non è come me, rischiavi di essere guardato di sospetto. Ma ancora oggi, no? Rispetto a qualche politico italiano, uno che abbraccia una persona nera o lo invita a pranzo, dice, ah, 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 ah. questo non si fa. Ancora oggi. Vi ricordate certe magliette messe sul petto da qualche... <ride> deputato italiano in tempi non lontani dare brividire in volta a stomaco allora uh, questo fatto di, del commercio è stato un fatto decisivo in qualche modo per ulteriori conoscenze ma veniva fatto in qualche modo contro l'alleanza legale e queste venivano considerate empie alleanze continuativamente la deroga era passibile di pene importanti, fino alla riduzione in schiavitù, come si dice in qualche caso, per amor dell'apostasia, fino al discorso dell'eliminazione. Un piccolo cenno alla minoranza, per pietà pertosa, minoranza di questa Ravata, in un contesto che non era il suo. Buona convivenza, molto bene come dimmi, i dei dimmi cristiani in terra saracena. e C'è tutta una letteratura enorme da vari splendidi, ottimi giuristi del tempo che hanno deciso di dare delle norme a proposito di come comportarsi tra gente di differente eh, cultura, ma essendo minoranza. Nel senso dover cit eh, citare le grandi quattro scuole di diritto islamico, Alas Shafi, Ibn Alambale e quant'altri umar. C'è il fatto di una evoluzione in qualche modo, ma di guardare l'altro a vista. Da qui non mi posso fermare tra le varie declinazioni di interventi, ma alcuni, per esempio, non si possono costruire per esempio, moschee o chiese, non si possono fare processioni pubbliche, non si può insegnare, un cristiano non si azzardi a insegnare il Corano a modo suo ai bambini, non si suonino le campane, non batteri in accus per invitare la gente in chiesa. Quindi tutto questo era previsto, guai se lo facevi. Lo straniero doveva passare in mezzo alla strada e essere sopravvisto, visto da tutte le parti, tanta era la paura dell'altro. Dell e naturalmente eh, su tutto c'è il discorso delle libertà spirituali che non potevano essere portate avanti se non con estrema, estrema, estrema difficoltà e su tutto forse vi lo ricorderete il dress code previsto con i badge addosso per quanto riguarda gli ebrei e i musulmani come anche noi in terra islamica doveva avere un segno esterno un abito di immediata riconoscibilità così ti guardavano a vista ah tu, non sei dei, ah tu non sei dei nostri ah tu non sei dei nostri concludo stavo dicendo che questo tema si sposa con i diritti di residenza, diritti chi te li dava, per quanto tempo, con quali limiti. Secondo, con l'obbligo di distinguere le, minor le minoranze, dietro c'era ris il rischio di segregazioni, violenza, protezione, processi di tribunali e poi le storie di amore, prescindendo dagli input che venivano dai centri di potere religioso. E questo è quello che è capitato, heureusement qui a Pietra Pertosa, su temi ancora da approfondire ma mettiamo insieme i due concetti per dire la straordinarietà di questa esperienza che, lontano dagli obblighi, dalle leggi dei centri religiosi, hanno fatto convivere il nome dell'umanità. Che meraviglia. E concludo. Vengo da un congresso che abbiamo fatto da nel nord della Spagna, in Galizia, a frontiere quasi finistere con il Portogallo, sul antirazzismo. Sappiamo quello che è successo, Floyd e compagnie negli Stati Uniti, che sono successe delle cose aberranti, animalesche, ancora oggi, ai nostri tempi, solo per il colore della pelle. Ebbene, nel 1800, mentre Lincoln ha fatto qualcosa contro la schiavitù, ma non praticamente nulla contro il razzismo, De Gobineau scriveva quattro tomi, un enorme volume così, quindi in quattro tomi, sulle, sulle razze umane, sulla inconciliabilità delle razze umane come se fossero razze di animali che non si possono accoppiare. Nel frattempo abbiamo avuto un certo Rodesindo Salvato, un galliego, missionario che è andato in è cittadinanza inglese e spagnola, è andato in Australia, e vedendo gli aborigini ha detto, cioè esiste, esiste solo una razza umana, le razze sono per gli animali, come vedete, possono coesistere nel tempo stesso profeti e gente incapace di ragionare con la propria mente, è vittima di una sequela di sudditanza che impedisce di pensare. Non è stato il caso di Pietro Pertosa, quindi auguri a Pietro Pertosa ai pietra Pietro Pertosani, naturalmente a voi giovani che possiate studiare questi, questi ambiti così belli della storia del paese ma per il futuro. Grazie a tutti. Qualche domanda come a casa vostra? Il caso di Lino, Lucia date dategli giù, fatevi vedere chi siete. La domanda più è bello sentire che quando adesso chiamano Putin maiale e distruttore, in realtà è un'attitudine diplomatica che si perpetua da anni attraverso le cancellerie dei vari paesi. Quindi, tutto questo si colloca. No, ma quello che mi interessa rispetto a quello che vi detto, è questo aspetto. Della collaborazione. Allora quando noi sentiamo, eh, leggiamo la cronaca che dice il miscredente Lucas perché aveva cambiato casacca, va bene, ma questo lo dicono le cronache bizantine, raccontiamolo in un altro modo. Allora c'erano dei gruppi locali che sono diventati islamici, che sono andati all'Islam. Poi è chiaro che quegli altri li hanno chiamati miscredenti, gli hanno detto siete degli infedeli, dei traditori. Quindi qui c'è qualcuno che ha abbracciato un'altra religione. Ed eravamo noi sempre perché ieri c'è stata questa discussione: noi e voi chi era, no? Ma chi era? ecco, eh, ci sono persone, gruppi che hanno scelto un'altra religione eh, all'interno delle, delle, delle possibilità che c'erano, tra l'altro, ricordiamoci che i bizantini erano una potenza straniera, eh? e non erano mica, poi c'è stato lo scisma, e la Chiesa anche ha fatto, utilizzando anche i saraceni per cacciarli. Quindi diciamo e eh, tra l'altro i bizantini praticavano lo Jusprime Notti. E non era una cosa molto bella che nell'Islam non l'ho mai sentito raccontare. Ibn Caldun, non credo che parli di queste pratiche. E quindi, in epoche abbastanza avanzate, siamo nel 1000, quindi, certamente eh, abbracciare un'altra religione, un'altra fede, eh, non era semplicemente un fatto opportunistico, poteva essere semplicemente una scelta. Anche, anche diciamo di ideologica importante, di ripensamento, filosofica anche probabilmente. Quindi dobbiamo dire che ci furono uh, delle de, de persone che avevano opinioni diverse. Dopodiché la storia è stata scritta da chi ha vinto, come sempre. E qui noi non stiamo a giustificare, stiamo a dire che comunque così sono andate le cose. E l'identità si costruisce attraverso questi processi. Eh. Una prima risposta subito e poi al uh, professor Mahmoud. La risposta è questa, eh, caro professore, che abbiamo avuto pluri nella stessa persona. È interessantissimo perché nella stessa persona abbiamo fatto l'esperienza di più apostasie della stessa persona. Quindi l'apostasia o prende la coscienza o prende la, il borsello, il calcolo. Questo è il punto allora il fatto è questo quando vediamo un pluriapostata che cambia più volte casacca capite, non è il discorso di dire il discorso è questo che dare importanza relativa mi sembra una strada buona ma visto caso per caso se tu cambi tre volte religione per puro calcolo capisci che l'identità non è più un discorso di identità che c'è dietro e poi sappiamo che per la tachia Già previsto dal Corano uno può rinnegare solo con le labbra, ma il cuore rimane fedele a Muhammad o ad Allah. Quindi sono tutte queste cose che non sono così automatiche. Sì, ma va benissimo, va bene. Però quella identità, dico io, va vista in un contesto di crescita, se vogliamo, ma dietro c'è anche il calcolo umano, che è tutt'altro che pura bellezza e identità che si evolve. E questa è la verità. Prego okay. No, io non voglio entrare, eh, addentrarmi in, in tutta questa disputa eh, di carattere storico, eh, ma il riferimento ad Ibn Khaldun mi porta semplicemente a dire che Ibn Khaldun dice che, nasce, eh, che tutti gli esseri umani nascono per natura liberi. E vengono indirizzati o verso l'Islam, o verso la cristianità, o verso il giudaismo. Quindi non è scelta, ma la natura è completamente libera. Questo va detto. E poi ti voglio dire che mi sono sentito principe saraceno perché ho scelto una donna bionda. Bravo, complimenti a e alla sua sposa fiorentina. E caro amico, Ibn Gardun e altri autori stupendi hanno avuto la saggezza che deriva anche da quella di cui stavamo parlando questi giorni, dell'intuizione vedica di 3.000 anni prima di Cristo. Quindi abbiamo avuto questa intuizione in spiriti liberi come il vento, che hanno capito da subito, 3.000 anni prima di Cristo abbiamo capito che non bisogna non fare agli altri ciò che non vuoi che si faccia a te. Dico questa stupidaggine. Ma contemporaneamente abbiamo visto ancora il razzismo negli Stati Uniti. Abbiamo dei picchi eccelsi di luce che illumina il mondo, in ogni religione, benissimo, ci mancherebbe altro. Stasera vi parlerò degli obiettori di coscienza sorti grazie a Dio, in ogni cultura, in ogni cultura a livello planetario. Stupendo. Ma questi sono picchi di luce. Ahimè poi c'è la vallata oscura. Stiamo negli Stati Uniti, non è che stiamo, stiamo parlando di gente marziana, né di la di questi giorni. Allora ci rimane il residuo, non parliamo di qualche politica anti-italiano, di nulla, e rimane il residuo nel cuore, che esaspera la diversità, il razzismo, il fondamentalismo religioso. Sappiamo che l'ISI ha fatto più martiri, tra virgolette, presso l'Islam che, 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 che contro i cristiani. Quante etnie, sotto etienie, appartenenze religiose, vagabiti, sufiti, salafiti, sciiti, non si finisce più ovunque, come i cattolici, protestanti pe, 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 le 3.007 cristiane nel mondo. Come comporre Sono vere identità queste? Preso di posizione, c'è la vera identità dentro o calcolo mondano? O scelta all'occorrenza di utilità? Attenzione, è una cosa molto delicata. In che cosa ti riconosci oggi tu? Per la gente spesso non ha neanche un'identità. Questo è sito recentemente, molti libri ci sono su questo: su gente deprivata dell'identità o con molti culturalmente impegnati. Tra virgolette, c'è il caso tuo, stupendo, egiziano, sposato da una splendida donna eh, fiorentina, da anni tantissimi in Italia, che è Mahmoud. Mahmoud c'è un'identità splendida, composita, bellissima. Non si può dire né egiziano né italiano se volete, no? Questa è la bellezza della, in, in, come si dice, della crescita, e non, più che sovrapposizione, io li chiamerei amalgama, stavamo dicendo, è amalgamato nuovo, questa nuova identità, così composita e bella. Fantastico. Ma quindi Ibn certamente, tra altri possibili, ma se pensiamo al, alla perplessità di Maimoni, è eh, interessante. Eh, queste cose ne abbiamo. Purtroppo sono una, non sono cose molto frequenti, se ancora oggi, pur avendo le buone medicine, non le prendiamo. Ripeto, Stati Uniti, qualcuno ha chiamato qualche volta, ahimè, in modo maldestro come riferimento, come esportazione di democrazia, stiamo molto cauti così, ma ovunque nel mondo, o che l'Italia sia esportatrice di democrazia, stiamo attenti, ma parlando di persona e persona, governo e governo, allora sì parliamo di identità, perché parliamo di la eccetas latina, ic, eccetas, dici tu chi sei, sei solo tu, siamo, ognuno di noi è un'eccezione, veramente siamo eccezionali, ognuno è una eccezione, così diversa da tutti gli altri, che neanche il matrimonio moglie e marito possono assolutamente saldarsi al punto da confondersi e annullarsi, rimaniamo noi, ecceitas, gli influssi li abbiamo visti, filosofia, arte, quante cose belle abbiamo detto questi giorni, la lingua naturalmente, la ecceitas, la identità delle persone hanno un altro cammino, molto più profondo, qualche volta insondabili, alle stesse persone. Qualche no? Una domanda un po' banale. No, sì. no, Però vorrei un, un suo parere su quanto la religione, in particolare le religioni monoteiste, abbiano rappresentato sul piano della storia dell'uomo più un fattore, diciamo, discrimina discriminante tra gli uomini ovvero un fattore diciamo, di uh, amalgama tra i popoli. A mio avviso diciamo, sono più gli elementi uh, diciamo, di frattura che hanno individuato perché in qualche modo, forse per ragioni anche come dire, uh, antropologiche, l'uomo a un certo punto ha avuto la necessità di creare una comunità uh, all'interno e quindi io voglio essere simile a chi ha la mia stessa confessione, al netto chiaramente dei, uh, degli interessantissimi esempi che abbiamo portato no? di, con, uh, diciamo di condivisione, di uh, fratellanza anche tra le religioni, però col, con lo sguardo della storia mi sentirei di dire che soprattutto le religioni monoteiste hanno rappresentato un fattore più uh, discriminante uh, di allontanamento tra i popoli e vorrei un, un suo parere su uh, questa cosa. Grazie. Grazie al professore Colano. È evidente che le religioni sono stato, sono, hanno, hanno proposto tra i peggiori recinti culturali. Da non oltrepassare, perché se li oltrepassi rinneghi. Ecco l'apostasia. È un'appartenenza che di per sé toccherebbe l'anima. Ma io ho fatto di grande differenza, e continuo a farla, tra fede e religione. Iman e din. Sono concetti differentissimi. Qualche volta li immischiamo, ma non è così. Iman è fede, din è religione. Allora la religione è il complesso dei dati culturali che... Manifestano una collante tra la comunità con riferimento alla trascendenza, precetti, riti, acque lustrali, eh, tutto quello che ti pare, processioni, digiuni, pellegrinaggi, la preghiera eh, sono aspetti esterni, precettistici se vuoi e rituali, che manifestano quella cultura rispetto alla trascendenza. Senza andare lontano, i musulmani fanno festa il venerdì per ottima ragione, sappiamo quale. E gli ebrei il sabato e noi la domenica ma possiamo starci a scazzottare per questo è imbecille no? beh quindi il fatto religioso implica semplicemente il fatto che sia un aspetto della cultura che riceviamo con i genitori la fede è il cammino personale o comunitario anche che ti fa capire che tu sei piccola cosa e fa entrare Dio nella tua vita un Dio in cui non c'è intolleranza e ti obbliga alla inclusione e, e, tra tanti autori mi piace e citare il Deberto di Lavardin è un eh, arcivescovo di Tours poeta ha detto parlando della Trinità in un contesto cristiano dice tu includi tutto ma dentro di te non c'è prigione hai tutto fuori ma in te non c'è esclusione c'è gente che ha visto questa inclusività assoluta, non negoziabile, mondiale, ma viene questo, questo viene dalla fede, caro amico, dalla fede, non dalla religione. Molti religiosi hanno la pistola in tasca. Spesso sono criminali. Molti, molti, imam, rabbini e preti, ovunque vai, sono religiosi ma senza fede. Non credono in questo fatto inclusivo di un Dio in cui non c'è intolleranza. Questo è il punto. Ora, certamente d'accordo con te, la, le religioni lungo la storia hanno manifestato due aspetti che di fatto hanno fondamentato il loro, eh, come si dice, contundente, contundente fondamentalismo. Il primo, hanno fatto da collante alla gente, L hanno messo insieme e mettendo insieme hanno dovuto poi creare purtroppo però un nemico comune. Io scherzando per davvero ho scritto nei miei libri le religioni implicano un dentro e fuori, punto, o dentro o fuori. Vita naturale durante, persino oggi. Fino al Concilio Vaticano II, se un cattolico fosse entrato in una chiesa protestante o ortodossa veniva scomunicato. Erano grossi problemi di convivenza. Evoluzioni ce l'abbiamo, ieri si parlava anche con l'ambasciatore Sessa. Costruire l'Europa, costruire una società migliore, sono processi lenti, lenti, lenti. Un mio amico, professore eh, olandese, eh, mi dice: Ricorda di Giulio che il cambio culturale ha processi di una lentezza geologica. Non cambiamo da oggi a domani, tantomeno con le imposizioni. Salvo mettersi la stessa mise, stessi tacchi, stessi pantaloni sbucciati. E mangio il kebab, ma non per questo divento musulmano. Oppure uno che mangia la pasta asciutta, non per questo diventa italiano, è patetico. Ma il cambio è quello interno, come diceva un po' il professor Laureano: che quello che di fatto esercita, una, in qualche modo, una modifica all'identità, che è una cosa benvenuta perché ti arricchisce, è un discorso, come dicevo prima, insondabile, per la stessa coscienza della singola persona. sono tempo che nessuno si è addormentato questo già è già un grande successo che non è un attimo niente di qualche cosa delle religioni queste cose per esempio che ne pensate del fatto che una possa essere di un'altra regione possiamo essere amici sicuramente no uno può essere di altre regioni ma essere amici sicuramente il documento è in, A, è in greco Ah, quindi quello che abbiamo è stato studiato da esimi eh, <coughs> studiosi, tra cui Holzman. Eh, C'è stato un po' detto anche dalla um, Biscaglia che lui avrebbe visto questo documento a tricarico. Poi però ci sono mh, io, ho, ho avuto anche ce lo diciamo tra di noi fraternamente. Ho anche l'ha contattata via mail, non mi ha risposto. Quindi volevo sapere, eh? no, no, no. Ma la, no, 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 la disturbiamo. È anziana, probabilmente ha i suoi ritmi, no, no, no. no, no. no. Il discorso è che Oldsman lo ritiene autentico, autentico. Lo ritiene autentico Ossemano. Allora, questo greco... Lucas. Sì. Ecco. Eh, che era il candidato Casacca. Eh. Uh -huh. Scriveva in greco. Certo, è bizantino lui. Bizantino. Sì, poteva scrivere anche in araba. E questo non so se c'è un telecopio. No, ma questo non, non era lui so. che scriveva. No, no, questo qui, certamente. Questo. È chiaro, chiaro, chiaro. Non era però il testo è stato è redatto in greco, però non è che la È Islam. si è semplicemente convertito e questa è la storia e poi attaccò, uh, attaccarono Bari e quando attaccarono Bari arrivò la flotta di Venezia a proteggere Bari e furono sconfitti questi che attaccarono. e si dice i saraceni sono stati cacciati ma dove sono stati cacciati? Non furono cacciati sulla montagna i saraceni erano quelli di per e c'è cioè, proprio a dire io direi che erano uno Eh, le cause possono essere diversi, la cioè, che ne reciterò con maggiore calma. Il fatto della Sicilia e il Marquardt con Anweiler, veramente mm. il Ghibellino mm. contro il eh, questo signore eh, è contro il Papato aveva una visione ghibellina e in Sicilia stava passando per la Marca da nord, è arrivato Puglia, poi Sicilia. In fondo, si era messo in capo di conquistare la Sicilia proprio modo con la propria politica andando contro la politica papale in Sicilia. E il Papa scrive ai Saraceni dicendo che manteniate le vostre buone tradizioni, la vostra fede perché lavoriamo insieme e collaboriamo contro Mach von Anwal, che era un cristiano battezzato. Di questi casi ne abbiamo tantissimissimi dentro, si dovrebbe vedere. Con maggiore profondità, ma sarebbe quasi ci sfugge il discorso della reale conversione o non conversione in questi cambi di casacca. Ma certamente le leggi ufficiali, che abbiamo appena accennato, sia di concili ecumenici della Chiesa Cattolica, sia delle convenzioni islamiche, sono senza scampo. Ti segano, ti segano, attenzione: non si cambia la religione, che diventi infedele, diventi traditore, passi dall'altra parte. Così veniva visto fisicamente, questo è il punto. E abbiamo casi evidenti, evidenti, di pene di morte, combinati a chi, a chi ha cambiato religione. Casi evidenti e non uno. Poi abbiamo, come ho detto, <ride> davvero, insomma, la bellezza di gente che lontano dai centri religiosi viveva con più serenità, più libertà di spirito, di coscienza. E nascono le storie d'amore, fino al meticciato, che io chiamo fisico-etnico, lo dicevamo stasera, i sei giorni pure con il professor Serra, parlando dei vostri visiti, qualcuno di voi. Un mediciato etnico e un mediciato culturale. Forse è il tempo del break, magari se non mi picchiate. Quindi, come previsto, gli altri giorni mi pare sono 10 minuti o 20 minuti. Quanto tempo vogliamo fare? Facciamo un quarto d'ora? Un quarto d'ora. Allora, stavo dicendo, su questo racconto che abbiamo incominciato a fare dei caratteri dell'architettura islamica alle rabatane di Pietra Pertosa, Tricarico e Tursi, ripeto, mi sono fermato a queste anche perché appunto il toponimo era rimasto in modo evidente eh, in queste situazioni e naturalmente andrebbe aggiunte Abriola, eh, Castel Saraceno, eh, e così, Armento e così via. Eh, però adesso entriamo un po' più nello specifico, vediamo bene queste situazioni eh, e cercherò di farmi aiutare da voi, da, quindi quelli di, del corso che sono di Pietra Pietrapertosa saranno portati a dirmi loro quali sono queste, queste tipologie, queste architetture che abbiamo individuato e così via gli altri dei vari paesi, anche chi è di laurea dovrà darmi delle indicazioni dove sta, sta lì. Eh, quindi mi aiuterete a fare questo tipo di lavoro sui vostri territori, sui territori da cui venite, che può essere poi anche una ricerca. Se quelli di voi che vorranno continuare, che volessero continuare, io credo che sarebbe utile che questo corso funzionasse poi per stimolare delle ricerche sul posto per continuare e fare queste cose. Però prima volevo fare una piccolissima digressione, brevissimo. Ah, prego Cipollone, non so chi c'è, di indicarmi quando devo finire. È eh? un po' prima, così mi fermo. E a breve. Prima volevo fare una piccolissima digressione su questo aspetto che è stato toccato ieri, molto importante eh, di nuovo, insomma, dell'identità, dell'identità personale, dell'identità collettiva, dei rapporti con l'altro, perché è un argomento veramente che ho visto ha suscitato interesse, ma comunque è un argomento su cui si sarebbe tantissimo da dire. Ecco, quello che io vorrei, vorrei affermare è che innanzitutto quando parliamo di identità anche islamiche e così via, non è che diciamo che uno si deve sentire musulmano o saraceno o cose del genere. Semplicemente questo fa parte della nostra storia passata e che l'identità è un fatto che, che è il recupero di tanti aspetti della personalità, della storia, delle famiglie che non vanno dimenticati e che sono tutto un accrescimento e che ci permettono di avere poi un rapporto con gli altri, un rapporto empatico, un rapporto non di conflitto, un rapporto di collaborazione e così via. Ma quando poi si parla soprattutto di identità lucana o di identità in generale, non deve assolutamente sconvolgere che parliamo di Saraceni o di Arabi, perché questi aspetti possono essere ricondotti a tantissime epoche, a epoche anche molto lontane. Io voglio fare una piccola provocazione partendo da veramente tanto lontano, e vi faccio nella storia, diciamo, due o tre momenti significativi di questo aspetto di costruzione dell'identità. Sapete tutti che noi, la nostra specie, l'homo sapiens viene tutta dall'Africa, ormai è provato, quindi eravamo tutti africani e certamente l'Homo sapiens è arrivato dall'Africa, seguendo la Rift Valley e poi attraversando verso l'Arabia o attraverso il Mar Rosso, attraversando dei punti dove in quel momento l'acqua era più bassa, si poteva percorrere anche a piedi e così via, e da lì si è diffuso in Europa e si è diffuso in tutto il mondo. Prima si pensava che l'Homo sapiens, perché furono individuati Lascone, alle grotte, che Romagnon fosse di solo 40.000 anni fa, identificato in Europa, adesso in Africa si sono trovate tracce risalenti a 200.000 anni e forse anche prima, quindi abbiamo un'età molto uh, alta. Che cosa succede quando i sapiens arrivano in Europa? In Europa c'era un'altra specie di uomo che era arrivata prima, sempre dall'Africa, ma che nel tempo in Europa si era molto trasformata, attraverso questo viaggio si era trasformata in Neandertal. Conoscete tutti i Neandertal, ne avete sentiti parlare? Sono rappresentati come gli uomini delle caverne, veramente primitivi, bozzoluti. Ecco, erano uomini straordinari, loro sopravvissero alla glaciazione. Loro utilizzavano il fuoco, forse non lo sapevano accendere, forse avevano già elaborato un pensiero simbolico. La vera esplosione del pensiero simbolico avviene con i sapiens e questo crea la cultura, crea la religione, crea l'arte, crea tutto, tutto quello che abbiamo noi adesso. Tuttavia, per molto tempo si è pensato che i sapiens avessero sterminato i Neandertal. Quindi la nostra identità è l'identità dei sapiens. L'uomo moderno si identifica con i sapiens. Studi genetici ci hanno dimostrato che non è vero. Che i Sapiens, questo penso che lo sapete, insomma è stato detto da tanti, Piero Angela credo ce lo racconta anche continuamente: che i Sapiens e i Neanderthal si sono accoppiati, si sono fusi, e che quindi c'è stato un connubio fra queste due specie. Ecco, questo connubio, tra l'altro, adesso non per ritornare sempre a essere lucani, forse è avvenuto proprio qui: Il, la distruzione dei Sapiens, dei, dei Neanderthal è avvenuta 50.000 anni. Questo cataclisma vulcanico eh, portò alla distruzione dei Neanderthal che si trasmettevano il fuoco da uno all'altro perché non sapevano accenderlo. C'è tra l'altro un bellissimo film La guerra del fuoco di Artaud che racconta proprio questi momenti e che invece a quel punto incontrarono i sapiens che stavano arrivando. Ecco, a me piace pensare che a quel punto si stabilirono forme di collaborazione. A me mi era sempre piaciuto pensare questo, c'è uno scavo proprio qui in Lucania interessante dove forse si sta indagando su questi aspetti e forse i sapiens insegnarono il fuoco a ad accendere il fuoco. Resta il fatto che è provato geneticamente che si sono fusi, si accoppiarono, quindi dentro di noi c'è un passato Neandertal, c'è un'identità Neandertal che a me piace rivendicare. Tra l'altro pare... Che la parte Neandertal ci faccia cioè, essere più resistente al coronavirus, ai virus. Quindi il lato Neandertal che c'è in tanti di noi ci fa essere più resistenti. Ecco, voglio dire, un passato lontanissimo, enormemente lontano. Non tanto eh, nella storia dell'umanità e certamente non nella storia geologica del pianeta, piccolissimo, però lontano, o indubbiamente, di cui possiamo rivendicare. Ricostruire un'identità, ripensare un pensiero di questi primi uomini straordinari che, comunque, affrontarono le glaciazioni che non era da poco. E, anche a Mamma Africa, però, eh? e, e, e ci porta a Mamma Africa, certamente, grazie. <ride> ecco, sì, veniamo tutti dall'Africa, è proprio vero questo. Eh, passiamo, pass facciamo un altro salto e vediamo un altro di questi fenomeni. Eh, diciamo di, di, di interscambio culturale importante, anche molto epocale. Questo ve lo dico solo rapidamente: vi dico andatevi a documentare, cliccate su internet. Tanto oggi le nozioni si trovano rapidamente. Vedete Enotri, Enotria era una popolazione lucana, una popolazione lucana molto importante, interessantissima. Gli Enotri stavano in tutta la Lucania e vedete come sono, com'è la ceramica Enotria. E poi cercatevi i vasi berberi, la ceramica berbera. Beh, troverete che ci sono gli stessi stili, troverete le stesse decorazioni, gli stessi stili, gli stessi simboli. Di che stiamo parlando? Parliamo dei sereceni qui, ma in epoche molto più antiche, siamo intorno al 1000 a.C., i berberi e gli enotri avevano la stessa cultura. C'erano i berberi qui, c'erano gli enotri là, c'era quello che volete, non lo sappiamo, però questo è un dato, è un fatto. Quindi, un'altra situazione, un'altra identità un altro passato che possiamo rivendicare. Andiamo ancora più avanti, V secolo a.C. Nel 520 a.C. c'è una battaglia molto importante di cui io ho visto che voi avete una bella preparazione di liceo, di scuola, visto da come parlate, da come vi esprimete, da come vi citate la filosofia, eh, però ci sono alcuni fatti su cui poi quando si studia a scuola eh, si tralascia. Ecco, questo è un fatto forse spesso tralasciato, ma di grande importanza culturale. Ed è la battaglia di Alaia. Alaia è una città in Corsica ed era una città in Corsica eh, magno greca inizialmente. Sapete che eh, la Grecia era arrivata fino a Marsiglia, però qui siamo in pieno Tirreno. Sapete che il Tirreno è il regno degli Etruschi. Gli Etruschi non riuscivano a contrastare, anche se poi appunto fecero una la Socrazia, ma adesso vediamo come la fecero, non riuscivano a contrastare eh, la potenza eh, greca, però in questa battaglia vinsero, sconfissero completamente i greci. Alleati con chi? Provate a indovinare con i Punici, con i Fenici. Fenici e Etruschi sconfissero i Greci e stabilirono un limite che è un limite che, un limite che diventa di importanza storica eccezionale. In cui a nord dominavano etruschi e fenici, quindi in tutto il Tirreno, e eh, più a sud la Magna Grecia continuava ad avere le sue influenze e spostarono i loro percorsi verso sud. Ora, etruschi e fenici in quel momento. Che cosa significavano? Significavano le relazioni internazionali, in più anche rispetto ai greci, perché? Perché l'impero persiano in quel momento aveva invaso tutto l'Egitto, era arrivato fino in Libia, si era fermato in Libia perché alleato con i punici, e i punici tra l'altro sono i fenici. Eh, già fenici retaggio di grandi commerci, grandi viaggiatori internazionali e così via, avevano fatto il periplo dell'Africa, del, dell del Mediterraneo. Adesso non stiamo a parlare, forse erano arrivati nelle Americhe, adesso si stanno cercando le prove. E tutto questo, ecco, già alleati con i fenici eh, i persiani chiedono ai fenici di avere le navi, perché i fenici avevano le navi, per questo gli servivano di andare ad attaccare Cartagine e loro gli dicono di no, perché Cartagine faceva parte della loro storia. Quindi la grande estensione persiana si ferma grazie al fatto che i Fenici non gli vogliono dare le navi. Perché questa è un'importanza della storia? Perché Cartagine diventò un impero: era un impero in questo lato del Mediterraneo, fece argine all'invasione persiana, permise in questo modo a comunità locali di continuare a sopravvivere, e alla fine, se volete, permise anche la nascita di Roma. Che poi, quando Cartagine viene sconfitta da Roma, Roma si sostituisce semplicemente a Cartagine e Roma diventa quello che sappiamo. Quindi vedete come la storia fatta di fusioni e di rapporti. È importante, alcuni avvenimenti diventano determinanti per quello che siamo noi adesso ora. Però questa identità fenicia è straordinaria perché il mondo fenicio qui era presente. I lucani, a questo punto, in quel periodo, si attestano insieme i Greci attraverso quale soglia? Provate a indovinare. E il Sele, evidentemente. Perché poi si parla di Cristo si è fermato eboli, ad eboli? Perché il Sele viene, viene, viene considerato questo, questo, questo limite, questo passaggio? Perché al di là del sele, a nord, c'era questo mondo etrusco-fenicio che allora era la modernità perché erano le relazioni internazionali, era il rapporto attraverso la Persia fino alla Cina, la Persia crea la, la prima grande globalizzazione, arrivano le idee finalmente da posti lontanissimi grazie a questa, a questa presenza dell'impero persiano che, 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 scambia, che scambia prodotti ma anche naturalmente informazioni e conoscenze, tra l'altro molte delle conoscenze di Pitagora. Che, che sviluppa poi a metaponto, quindi di nuovo in Lucania, venivano, vengono attraverso questo processo, attraverso questo percorso. Ecco, ma appunto, al di là del Sele rimane invece questo mondo magno greco legato ad un localismo, a dei culti eh, diversi. Sul Sele il santuario di Era Argiva era il limite, di nuovo una grande madre, la grande madre era uno degli elementi della religiosità mediterranea e quindi lucana, e il santuario di Era Argiva... Dava questo limite con un mondo diverso. Ecco, successivamente, questo sarà sempre la soglia del moderno nord rispetto a un sud che invece Lucano, che era questo sud pagano, primordiale, chiuso dentro se stesso, e per questo anche Cristo utilizza, eh, Levi, Carlo Levi, utilizza questo simbolo: che Cristo si era fermato, cioè non è arrivata la cultura. Eh, direbbe eh, Sarebbe contento Cipollone di dire che con la cristianità arriva. Eh, la cultura, diciamo la conoscenza, mentre qui si era rimasti. Uno, uno. Ecco, finisco questa, questa digressione per dirvi: guardate quanto. Gu I fenici e punici erano di nuovo sempre loro, i tunisini, i mediterranei, i nordafricani, quindi questa presenza non è nuova, è continua, è un'onda lunga della storia, è una marea, no? la storia ha questi avanti e indietro, flussi e riflussi, quindi queste contaminazioni fanno parte di questa presenza antica. Torniamo subito intorno alle nostre rabatane, Ecco, vedete qui la bellezza di questo connubio, di questa sintesi, in queste poche semplici realizzazioni che vi mostrano, no? Un'iscrizione islamica a tricarico, undicesimo, XI, dodicesimo secolo. No. In cufico si può leggere Allah qui, quindi si può leggere eh, una scritta islamica. Un taridoro trovato nella valle del Basento: quindi, tramite la presenza islamica, il commercio, arrivava la moneta, la possibilità di scambi, quindi possibilità economiche, 1166. E tra l'altro vedete ho messo questo territorio volutamente perché c'è lo stesso simbolo di questa X con un'asta in mezzo, quindi diciamo una croce strana che c'è nella nell iscrizione islamica, quindi è un simbolo islamico quello che c'è in quell'iscrizione, una formella di, fi, fittile di Anglona di provenienza probabilmente di Tursi, e siamo di nuovo in Rabatana, i Tursi, con una bellissima rappresentazione zoomorfa. E quest'ultima è un affresco di San Giovanni in Monterrone, XII-XIII secolo Matera, ma se vedete in alto, questa è tutta un'iscrizione islamica. Ora quindi siamo nel XII-XIII secolo, qui volevo Cipollone ma non c'è, e quindi una chiesa bizantina, un affresco bizantino, una rifregazione cristiana con una bella iscrizione islamica che è la corona e queste cose le troviamo nella cattedrale di Bari, le troviamo nella cattedrale di Bicelle, le troviamo fino in Francia, le troviamo dappertutto. Ecco, più di questo voglio dire cosa dobbiamo dire. Vogliamo dire che c'erano rapporti, che c'era continuità, che c'era collaborazione, che c'era alleanza. Ecco, io non guardo i documenti scritti, non sono uno storico. Poi la storia mi serve come serve a tutti noi e quindi la consultiamo. Però molto spesso i documenti scritti non credo, perché spesso sono scritti o riscritti da chi fa la storia, da chi ha vinto. Se Na Napoleone quando arriva in Italia, che erano traditori quelli che si misero dalla parte di Napoleone perché volevano il risorgimento italiano, non è che possiamo dire che erano traditori. Quelli lì andavano verso il futuro, verso la civiltà, anche perché abbiamo vinto, dipende da chi vince. I briganti invece sono rimasti briganti perché hanno perso. E quindi, sinceramente, questi documenti storici, utilizziamoli ma prendiamoli anche con le pinze. Io continuo a interrogare le pietre come... Gli amici Serra continuano a interrogare le parole e ci hanno fatto vedere che anche con le parole si fa la storia, forse anche meglio dei, che dei, dei documenti scritti. E, eh, e la cucina anche. Abbiamo visto che anche nella cucina si perpetuano informazioni. Va bene, vado. Rapidamente su questo perché voglio arrivare ai paesi. Vi faccio vedere solo perché in quest'ultima lezione vi rimangano delle carte fisse, un po' delle di tante cose che abbiamo detto. Ecco qual era la situazione intorno al 1000. Vedete? Eh, Bisanzio, un grande impero ma in dissoluzione corrotto, cristiano però corrotto. Oh, se era corrotto, diciamolo, non è che non era corrotto. Quindi stava. Tra l'altro eh, nel 1200 abbiamo detto eh, Bari, eh, Bizantina. Eh, a una rivolta eh, una rivolta che vuole riportare Bari ai saraceni, tra l'altro scatenata credo proprio da un avvenimento del genere cioè che un, un come si chiamavano, un catapano bizantino voleva la moglie di uno che si stava sposando, quindi ci fu una rivolta per questo, quindi un diritto di ius primenocti che loro eh, praticavano, quindi occupanti stranieri che eh, occupavano Bari ci fu una rivolta dentro Bari, ci fu un attacco dall'esterno eh, stavano per vincere i saraceni che arrivavano, arrivò una flotta di veneziani che invece liberò Bari e i saraceni tornarono nelle loro montagne. Dove tornarono? Tornarono da noi, tricario. Chi erano? Chi erano? erano i popoli locali che si volevano ribellare a qualcosa che non era loro. E ricordate che Venezia è la stessa che qualche secolo dopo attaccherà Bisanzio e la spoglierà di tutte le ricchezze e distruggerà un passato storico meraviglioso e prezioso di Bisanzio. Quindi non è che con Venezia stavamo tanto meglio. E quindi questi sono i fatti. Quindi, vedete, i Bizantini, l'Impero Bizantino, il Sacro Romano Impero, che ancora resisteva come idea, di fatto era un insieme di feudi, di, di, di confederazioni, di, di, di feudi, di, 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 di vassalli e feudatari e qui era diviso fra i ducati, i ducati ben, eh, longobardi e diciamo la parte... Della Puglia, della Calabria, e della Sardegna era di fatto sotto l'impero, cioè era di nome sotto l'impero di Bizantino. Ma di fatto era contrastata comunque da una presenza islamica sul territorio, presenza islamica che era enorme in tutta l'altra parte del Mediterraneo, dalla Spagna. Fino, eh, diciamo, veramente fino all'India, quindi era l'Eucomene, era il mondo avanzato del periodo, ancora anche se il punto culmine era stato raggiunto nell'Ottocento. Quindi vedete tutta la fascia verde con la Sicilia, certamente, con gli emirati di Taranto e Bari nel 1000, che erano già caduti, ma rimane quella parte che, che ho lasciato in bianco dove probabilmente la presenza e la resistenza culturale. Eh, bizantina era ancora va bene questa è una carta storica per vedere un po nel periodo come stavano le cose ma andiamo veloci eh, sì qui vediamo anche l'islam diviso nelle varie ecco non è, non è un fatto adesso qui non entriamo in questi dettagli ma mh, erano fatimidi quelli che che, che che vennero da noi e queste sono le correnti di... venivano dall'egitto non fatimidi fa e i fatimidi sono una, una corrente dell'Islam abbastanza particolare che praticano appunto questi aspetti eh, appunto di controllo del territorio in modo molto dissimulato a volte che praticano... Che, che hanno una grande spinta ideologica e quindi questo è anche un aspetto da considerare. Comunque vediamo appunto Aglabiti, quindi i Fatimiti del Cairo avevano dato agli Aglabiti eh, la parte della Tunisia, divisi poi in Rastemiti e di Rissidi, insomma non andiamo in questi dettagli, comunque venivano da Cairoan, Cairoan straordinaria, chi, conosce, chi non conosce Cairoan non ha visto niente, la grande moschea di Cairoan è un'opera di architettura... Eh, eccezionale, eh, il porto era Sus dal Mediterraneo da cui partono queste incursioni, qui ci sono tutte le date eh, e la, la presenza va verso la Francia, eh? Eh, Perché io sto dicendo anche che forse nell'organizzazione Ribat mettiamo anche la Francia, perché lì c'era Matui, Ramatui, Ramat là. Frassinetto, e siamo a Sant'Opé, quella che adesso tra Antropé quindi un'identità saracena la inetteremo anche a Sant'Opé. E <ride> quindi sarà. Ma ritorniamo nel sud Italia, eh, quindi, di nuovo vedete nella carta a sinistra, e eh, alla vostra sinistra, sì, l'impero bizantino. E, e i principati di Benevento e di Salerno eh, abbiamo detto i principi di Benevento e di Salerno si alleano con i saraceni li utilizzano stiamo ancora un po' prima del 1000, adesso eh, ripeto parlo degli anni 800 e 900 800 Carlo Magno e poi eh, 900 andiamo verso diciamo le crociate ecco. cambierà tutto quando incominciamo andiamo qui da noi verso Federico II e poi le crociate eh, non è un caso che ci ha citato che Federico II viene messo su come una delle teste dell'anticristo sul drago, perché appunto Federico II fece delle cose di grandissima portata che andavano, avrebbero cambiato la storia se fosse andato avanti veramente. Ha spento una crociata e ha, ha risolto con la pace. E ci vorrebbe adesso un Federico II: ha risolto tutto con la pace. Eh, per, per merito ha preso la custodia unica perché non ha combattuto. Allora dobbiamo pensare che gli interessava non andare in pellegrinaggio a Gerusalemme, gli interessava la guerra. Il papato doveva ritrovare la propria identità contro la chiesa bizantina, c'era stato lo scisma e voleva la guerra. Cercava la guerra, diciamole queste cose. E poi non è che ci arrabbiamo con chi cambia casacca. Probabilmente ci sono stati tanti come noi all'epoca che hanno detto no, ma che orrore tanti federiciani, perché dobbiamo combattere? Allora mi faccio islamico, alla corte di Federico c'erano tanti islamici. Abbiamo parlato di Nicola Pisano, che certamente era uno di questi, ma grandi intellettuali, Fibonacci, che andò a studiare lì e così via, ma dall'Inghilterra anche. Che c'erano alla corte di Federico II ci fu uno scontro. Nella storia ci sono, ci sono scontri importanti di idee e ci sono i vinti e ci sono i vincitori. E, e troppo spesso i vinti poi vengono criminalizzati, vengono considerati dei traditori, dei disgraziati e così via. Ricordate che tutta la famiglia di Federico II fu uccisa, fu massacrata, Manfredi, erano persone, ancora le donne a Palermo vanno a piangere sulla tomba di Federico II. È un fenomeno straordinario. E questi vennero tutti massacrati. E questo è veramente lo stupor mondiale. Fece delle cose eccezionali. Unì il mondo mediterraneo con, con, con la Germania, con, con l'impero, quello che vedete lì disegnato come impero e praticava un sogno, probabilmente sulle orme di Francesco, come diceva eh, Serra eh, nel suo intervento. E, e quindi qualcosa che poteva verificarsi e non c'è stato. Però. Possiamo immaginare che tante persone poi abbiano seguito questo tipo di indicazione, che ci fossero stati oppositori a quel regime. Eh, io in incomincio a pensare, ma qui sarà oggetto dei prossimi incontri che faremo, che sia stato Carlo D'Angioli, Angioini, che hanno fatto una reazione ruissima a tutto questo. E da lì è incominciato anche il racconto, la dannazio memoria della presenza islamica. Ed è stata la nascita appunto dello Stato francese, perché poi mi, mi ricollego al gotico. Perché loro poi costruiscono... Tutta questa nuova costruzione che li porta alle crociate, che li porta a riconquistare la Spagna, benissimo, raffinatissimi, menti eccezionali, sono riusciti a fare qualcosa di grande, hanno portato i Normanni dalla parte loro, ma questi perché poi si sono dileguati i Normanni, sono spariti, perché non erano niente, era il papato dentro di loro. Quindi queste cose straordinarie le hanno fatte benissimo, però diciamo come stanno le cose. E hanno operato una danazio memoria su quello che c'era stato prima e anche un racconto comunque sbagliato. Ecco, vediamo comunque a destra la carta invece della Basilicata, questo pezzo diciamo ignoto, questa terra incognita. Sì, gli Emirati di Bari e di Taranto vengono ripresi, vengono riconquistati, però rimane qualcosa, rimangono dei fermenti. Rimangono, appunto, facevo prima l'esempio a Napoleone, eh, c'è la reazione, però i fermenti napoleonici rimangono, rimangono i rivoluzionari, quelli che credono nella libertà e così via in Italia, che poi porteranno al risorgimento. Ecco, qui c'erano, eh, parliamo appunto di Tricarico, Pietra Pertosa, Tursi, Armento, Castelmezzano, eh, Castel Saraceno, eh, Vriola, Calvello, ecco, tutti questi luoghi dove abbiamo, adesso non sto a darvi queste presenze. Pietra Pertosa. Di... Vediamo Pietra Pertosa, questa è Pietra Pertosa. Allora, chi c'è di Pietra Pertosa? Alzi la mano. Allora raccontami tu, che cosa vedi rispetto a quello che abbiamo detto a Pietra Pertosa di architettura, Parliamo delle architetture, le pietre, la forma, se ci sono degli aspetti che ti possono indicare questa presenza. Dategli un microfono. Ci siamo nei tempi, quanto abbiamo ancora? Poco, cerchiamo di fare almeno pietra apertosa. Tursi. Eh, tricarico, non c'è nessuno. Mi sembra. Dai. Allora, vedo le case, diciamo, incat incatastrate nella roccia, in alto. Benissimo. È, diciamo È l'elemento più simbolico che si può si può vedere. E poi, come avete detto in questi giorni, il fatto che è costituita, cioè, pietra apertosa è costituita. Um, come posso dire? Da, da monte a valle su una singola diciamo, pendio scappo, perché sfrutta bene l'esposizione esatto, e sfrutta il fatto di proteggersi, di non esatto. farsi vedere, poi questa gravità che scende: sì, che cosa vedi? questi basso. canaloni nella roccia che portano l'acqua, vedi, si mm. vede ancora la sì. vegetazione. Si sfrutta con questi canaloni nella roccia per raccogliere l'acqua e portarla verso valle. No, sì. Quindi c'è tutto un tessuto venoso, gravitazionale, l'importanza dell'acqua. Dell quindi fondamentale per vivere in questi posti. Avevano la tecnologia e la mente per poter vivere in questi posti, perciò li utilizzano e li occupano. Poi che altro vedi? Andiamo avanti, vediamo se ti aiuto con le foto. Ecco, il tipo di abitazione, vedi queste cellule abitative. È un sistema molto razionale, straordinario, un sistema tramandato sì, veramente dai millenni. Potremmo risalire qui a Galamanti, probabilmente in Nord Africa. Quindi è questa capacità veramente di, di stare in situazioni pericolosissime, ecco, vedi? Di tessere, di stratificare, di... e poi c'era sempre la doppia uscita, poter scappare anche. Vedete queste cose. Le vedi queste cose a pietra apertosa? Guarda questo connubio con la roccia. Ecco, in altro qualcuno mi chiedeva prima, ma gli orti c'erano? Vedi, probabilmente c'erano anche. Su queste due case ci sono ancora, si vedono cose preziosissime, salvaguardiamo questi elementi. Troppo spesso poi viene l'urbanista che fa il piano strategico e queste cose non le conosce e ve le cancella. Queste sono le tracce di un racconto meraviglioso. Eh, a volte si dice non tocchiamo niente, si fa così perché uno non sa e eh, 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 almeno preserva, però bisogna dire perché non tocchiamo? Ecco, vi dicevo prima, scavate nel significato, il perché di queste case, perché sono fatte così, allora sapremo cosa dobbiamo dobbiamo proteggere anche la, la trama mimetica no? lo stesso colore delle case con le rocce questo è tutto importante che altro e poi bellissimo il simbolismo di queste rocce i posti non erano scelti a caso i posti già parlavano c'è un'idea dietro la scelta dei posti, vedete queste rocce sono indirizzate. Questo, secondo me. Adesso, questa è un'ipotesi, sinceramente. Le altre cose ve le do per certe. Ma questa che chiamano la bicocca, secondo me, è il palazzo di Abu Omar, il palazzo giardino. E, e quelli che erano i palazzi islamici con un grande giardino. Perciò il nome può venire da un albero da frutto. Perché spesso, come si dice il pomerio, no? in romano, era dove c'erano gli alberi, qui c'era. Un, come, come dicevamo il termine di albicocca, a apercu, che poi lo troviamo dentro per cocco, lo troviamo dentro la ciliegia. Quindi erano alberi da frutto. C'era un frutteto, diciamo che c'era un frutteto, era il frutteto, era il giardino paradisiaco, era proprio qui, lo vediamo benissimo. E questa roccia è molto simbolica, indica il cielo, sembra quasi dire qua, là oppure sembra indicare la direzione della Mecca. E queste rocce sono state utilizzate per creare questo effetto scenico, simbolico, ideologico. Insomma, siamo di fronte a delle bellezze uniche. La vedete questa roccia che indica? Ieri c'era una luce meravigliosa proprio... E qui? Questo che cosa potrebbe essere? Voi Il come castello. lo chiamate questo? Dai, dimmi. Il castello. Il castello. E allora, un castello, che c'è su questo castello? Eh, ci sono delle grotte. E eh, ci sono due, diciamo, pozzi che servivano Bene. appunto per accumulare l'acqua piovana. Allora, il castello dove probabilmente ci sono stratificazioni molto arcaiche, i posti sono sempre stati utilizzati, i posti importanti, quindi probabilmente qui megalitiche, pelagiche, quello che volete, non è notrie, forse più, più lucane, però non vediamo tracce lucane, quindi forse veramente arcaiche, preistoriche, neolitiche, e poi che i saraceni riprendono, riutilizzano. Eh, il castello ha, ah, vediamo subito, questa torre, abbiamo visto queste torre torri ad emiciclo, sono tipiche, del mondo islamico dei ribat e questo assomiglia effettivamente a uno dei ribat che abbiamo visto no? un recinto per poter entrare degli spazi delle cisterne il controllo dell'acqua vediamo questa potrebbe essere un, una nicchia e una scala per la preghiera per il pulpito, per il Mirab quelle scale che abbiamo sempre nelle moschee. Quindi, potrebbe essere quella scala che porta allo spazio dove si fa le preghiere. qui davanti poteva esserci una moschea. Naturalmente di questo non abbiamo le prove, però abbiamo queste tracce bellissime. Certamente la torre noi la possiamo identificare, simile a tutte le altre che abbiamo, a ah, qui mi sa che le ho finite, queste sono solo delle belle foto. Vabbè, andiamo avanti, qui voi avete messo i numeri arabi, quindi c'è una sensazione. Qui siamo sempre a Pietra Pertosa, sì. questi sono numeri dentro le case. Qui avete messo 33 con le cifre arabe. Quindi vuol dire che c'è un ricordo di una storia che voi raccontate, no? delle feste che fate e così via. Quell'altro aspetto è molto interessante. Questo è tipico. Del, dell'Islam e del Maghreb, la marcatura delle finestre. Adesso pensate a Sanane, lo Yemen, pensate alla cornice che viene, lo troviamo in Andalusia, adesso non sto qua a dirvi perché tutti gli aspetti, però insomma è molto tipico, è tipico anche questo aggetto, questo sistema in aggetto che viene creato, qui siamo sempre a Pietra Pertosa, è tipico questo tipo di nicchie questi, nel, nelle, nelle abitazioni. Quindi questi sono tutti altri elementi che voi avete qui a Pietra Pertosa e naturalmente il sistema gravitazionale con le scalette della casa, la casa, diciamo questa casa, veramente magrebina, ecco questa è di pietra pertosa, l'abbiamo rilevata a pietra pertosa, e questa piacerebbe proprio agli studiosi francesi che studiavano l'Algeria, perché andavano a individuare proprio questi tipi negli anni della colonizzazione, e qui è già una casa complessa, però diciamo si parte da una cellula base, questa cellula base ha una parte addossata alla roccia, la parte addossata alla roccia permette di entrare dentro la roccia, che è, un che è una risorsa straordinaria perché lì hai il fresco, puoi conservare gli alimenti, eh, ed è, eh, diciamo viene chiamata sottana, adesso non so il termine da dove viene, qui mi devono aiutare i linguisti, comunque io la trovo poi nei catasti antichi, casa sottana, casa mezzana e casa soprana, quindi sottana è quella di sotto evidentemente ed è questa qui, che spesso a Spazi Pogei non ci sono le scale interne, le scale sono esterne, vedete, molto interessante, viene fatto così, a volte c'è un arco e si va alla camera superiore, che è la casa soprana, ma la cosa interessante è questa, la casa è addossata ad un terrazzo, spesso costruito, quindi c'è un accesso dall'alto e un accesso dal basso. La casa sfrutta i terrazzi. Questo permette anche una via di fuga. È sempre questo questo tipo di architettura favorisce l'intimità domestica e la possibilità di avere una via di fuga in casa di aggressione. Quindi si creano in un, in un modulo molto semplice si creano delle articolazioni complesse. Questa è la bellezza. Che cos'è la complessità? Ritrovare un sistema di interrelazioni in elementi uguali, semplici, ripetitivi, ma le interazioni rendono il sistema affascinante, rendono il sistema intelligente, e qui nasce la complessità di un'architettura semplice. C'è anche la scala esterna che ti permette un'ulteriore relazione, la scala esterna è spesso anche il percorso dell'acqua, è il percorso dell'acqua per cui tu puoi avere anche l'acqua corrente nella casa che ti arriva e le acque poi che continuano le linee di gravità. E questo naturalmente è anche un elemento da preservare, se si deve fare qualcosa qui uh, a pietra pertosa, elementi così assolutamente, non me li toccate, teniamoli il più intatti possibili e così via. Ecco qui vi faccio... cosa? L'interno, eh, non ce l'ho adesso qui l'interno, ce l'ho della casa Kabila. <ride> e quindi ecco questi sono esempi invece eh, nell'Ores, eh, sono esempi straordinari. e eh, Vedete come eh, la. La cellula è semplice ma poi diventa articolatissima all'interno, è un microcosmo. Diventa, tra l'altro spesso la casa è fatta a immagine del cosmo, della loro rappresentazione del cosmo. Quindi tutto questo è molto, molto interessante. Ci sono stati grandi studiosi, grandi antropologi che hanno studiato queste cose. Ecco, vedete la semplicità, queste sono case proprio degli Ores, della Cabilia in Algeria. Vedete questi portici davanti, questi interni eh, decorati con simboli berberi molto forti. E dei pali che sostengono, ogni elemento ha un valore nella loro rappresentazione del cosmo. La casa è fatta a immagine del cosmo e spesso del corpo umano. Il corpo, la casa e il cosmo sono un'unica cosa. Andiamo veloce, qui sono esempi invece, vi dicevo di questi granai, no? ve ne ho parlato l'altra volta, i granai fortificati del Nord Africa sono strutture eccezionali, eh, di una bellezza assoluta e fanno parte della costruzione di questa capacità di appropriarsi di spazi difficili, impervi, con sistemi tra l'altro climatici eh, di, una, di, una, di una complessità e una eccellenza veramente. Eh, perché qui i grani dovevano rimanere affrescati, ventilati, quindi tutto il sistema è organizzato per questo. La comunità si riconosce in questo, si vede che qui. Esiste una comunità perché ci sono delle cose che servono ad ogni cellula e tuttavia esistono perché organizzate tutte insieme. Pensate all'alveare, pensate a quello che volete, ma siamo qui, siamo dentro questi grandi esempi di, di capacità e di complessità. Ancora degli esempi berberi, molto interessanti, vedete questi che bellezza, fatti con materiali semplici, poveri, però sempre in posizione scenica molto forte. Qui siamo di nuovo a Pietra Pertosa perché abbiamo parlato della casa, io non lo immagini, sta a voi andare avanti. Ma i palazzi sono bellissimi, l'evoluzione della casa diventa il palazzo, questo è quello che abbiamo visto insieme ieri, anzi me l'hai mostrato proprio tu, eh, ed è bellissimo perché tu entri nella facciata sulla parte soprana, quindi a che serve questa cellula, come si evolve questa cellula, la strada soprana, la strada dall'alto, entri in questa strada eh, con il portone. E scopri che c'è un mondo dietro, c'è un mondo fatto di una parte sotterranea che scende, un giardino che si apre, perché dietro c'è il giardino, quindi straordinario, una corte, una luce che entra dall'alto, anche questo è molto islamico. Tu entri a volte dal buio, perché il passaggio, la strada è coperta, a volte dal buio e quando entri scopri la luce, di nuovo questo racconto della luce che è fondamentale, questa luce che entra dall'alto. Fa diventare tutto un mondo immaginale, una terra celeste e così via. E poi la scala che va su e quindi alle camere superiori. Quindi, diciamo, si vede benissimo che questo palazzo è un'evoluzione. Il palazzo, naturalmente, è molto successivo. Siamo già nei secoli successivi. Ecco, io qui vedo continuità. Vedo continuità di pensiero, di popoli, di persistenza, non vedo cacciate, non vedo contrapposizione, vedo cristiani che hanno adottato questi metodi e così via. Tra l'altro, questo palazzo è simile a quello che vediamo in Andalusia, è simile a quelli di Tricarico. Non so se c'è qualcuno di Tricarico qui e, e quindi confermi, vero? Ma poi li vediamo. Allora su Tricarico parlerai tu. E, e qua queste sono delle foto che io ho presi ad una festa in cui venni a pietra pertosa, questi siete voi. Allora dimmi tu come mai qua siete. Chi lo vuole dire? C'è un'altra di pietra vertosa, vuoi raccontare tu? Dimmelo. Perché qui vedo dei, dei saraceni, dei musulmani a pietra vertosa? Che è successo? Una nuova Quest ondata, una nuova conquista? Cambio di casacca, <ride> direbbe Cipollone, ahimè. Eh Questa è la festa degli arabi. Ah, eh. Queste sono foto diciamo, relative a questa manifestazione che diciamo, noi facciamo da molti anni, adesso per il Covid è stata, è stata interrotta, però è uno um, degli eventi che attira maggiormente diciamo, persone nella nostra, nella nostra rabata. Ed è forse una delle feste che più ci identifica, questa, che proprio si... Sì, Um, diciamo, si spiega diciamo, nei vicoli diciamo, della, della Rabatana perché eh, diciamo che la Rabatana poi è anche lontana dai nostri centri di aggregazione nel senso che noi poi abbiamo diciamo, le piazze che sono un po' diciamo, lontane dalla Rabatana e invece in questa festa eh, la Rabatana ritorna ad essere, ad essere centrale benissimo, ottimo, straordinario vai avanti No, è eh, nulla, cerchiamo di, insomma, ci, diciamo, ci vestiamo come i berberi, eh, cerchiamo di mangiare come e mangiano... E Sessa, perché non gliel'avete detto ieri questo? <ride> L'avete fatto andare via pensando, ma questi no. di, di islamico non ne vogliono sapere. No, no, professore, io l'ho detto. Gliel'avete detto? Eh certo, ah, vabbè, va. io ho detto <ride> che se ci tolgono la rabata ci tolgono forse l'80% sì, è è della nostra identità le, ricordo che l'hai detto l'hai detto sulla rabata che è giusto è il simbolo del patrimonio architettonico che diventa il tuo fattore di, di identità vai, vai avanti brava, brava grazie chi c'è altro di Pietra Pertosa? chi? ah lui dai dici Sono le stesse cose praticamente e ogni, ogni anno c'è sempre questa rievocazione storica sulla festa degli è frutto sempre di quella ricerca di cui abbiamo sempre parlato eh, che abbiamo attinto a, a dei documenti eh, presso la, la biblioteca arcivescovile di Tricarico lì per esempio abbiamo trovato dei documenti su Lucas prima si parlava del documento scritto in greco eh, però non siamo mai venuti mai in possesso che la Però professoressa Biscaglia. Che abbiamo documento. fatto anche degli incontri vent'anni fa con la professoressa Biscaglia. Poi la cosa non, non è più continuata e quindi non abbiamo avuto modo di approfondire questo documento su Lucas. Quindi avremmo molto piacere se eh, voi, come diciamo, equip di lavoro, di ricerca su questo, eh, perveniste a una scoperta. Sul, su questo documento storico e del contenuto eh, diciamo, ufficiale di, di questo perché eh, eh, attualmente è quasi come una leggenda: no? il fatto che Lucas, eh, il miscredente cattolico greco, eh, alcuni eh, affermano, però è sempre frutto di fantasia, che sia un sano che è praticamente sopraffatto dal, dal dominio bizantino. I cioè, Petrapertosari erano sopraffatti dal dominio bizantino e quindi c'era un senso di rivolta, di, 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 di contestazione verso questo, il turmarca bizantino che dominava eh, dalla fortezza di Petrapertosa. E si narra che eh, Lucas si recò nella piana di Metapont a incontrare un certo Apolafarre apola che era un far, eh, eh, per chiedere aiuto e questo avrebbe chiesto come diciamo contropartito come eh, la sua conversione all'islamismo allora Lucas ha accettato pur di cacciare via i bizantini che ormai dominavano la zona e, e pare che la conversione eh, all'islamismo si è avvenuta eh, nella cappella che attualmente si chiama Cappella di San Cataldo che il vecchio parico eh, diceva sempre che fu un'antica moschea dove è avvenuta questa cerimonia e così e poi Lucas eh, diciamo prese il potere eh, che poi si estendeva a Tricarico fin verso la Cerenza da quella parte e da questa parte arrivava fino, sotto, fino ad Abriola ecco. e quindi questi sono i territori contemplati. Bellissimo, un racconto bellissimo. E quindi, e anche abbiamo un'altra testimonianza, perché lei prima parlava di, della ricostruzione storica, non ci credeva nei documenti, solamente nei resti. Eh, solamente i resti, ma i documenti sono anche importanti. Per esempio abbiamo trovato alcuni documenti dove eh, i Pietrapertosa, i Tricaricesi, si legavano alla fortezza di Pietrapertosa qui per pagare il pascolo, il pascolo nei territori che da Pietrapertosa si estendevano fino a Regerenza. Quindi tutti i proprietari di queste terre venivano a Pietrapertosa per, per, corrispondere, questo, eh, diciamo, per corrispondere in moneto, non so, barattavano qualche altra cosa, per l'affitto di queste terre, ma questo poi è continuato. Cioè il filo della continuità c'è perché, per esempio, tra Tricarico e Pietrapertosa Pertosa eh, c'era il baratto no? da Pietra Pertosa. Andavano a Tricarico e portavano le castagne e in cambio ricevevano le fave. No? Tricarico... Il rapporto tra questi luoghi, tra Pietra Pertosa e Tricarico, c'è sempre, sempre stato. E anche per le torri, per esempio, la torre Saracena di Tricari, che è in perfetta linea con la nostra torre di, di Pietra Pertosa. Quindi, diciamo che il filo di continuità esiste. Bisogna ancora approfondire Bene, la ricerca. Però io non vi ho detto di non consultare gli archivi, eh. fatelo però. Eh. Con Grano, eh, va bene. Ma diciamo <ride> che l'unica fonte per, eh, di accesso mm, sono certo. queste fate, fate, fate le croniche. Se non ce l'avessimo, non sapremmo niente. Eh, eh, allora, I libri, mh, adesso vedremo di approfondire. C'è qualcun altro di pietrapertosa va bene. No, avete parlato tutti. Dai, passiamo a tricarico. Se qui il tempo stringe. Tricarico. Allora, dicevo, se a Pietra se a pietrapertosa io vedo una presenza marcata. Eh, importante eh, nel, nell'architettura, nell'urbanistica, appunto, poi non abbiamo parlato di altri, altri fenomeni, aspetti, gli osservatori astronomici, ma soprattutto le coltivazioni, il vallone che c'è sotto, il ribatta aveva sempre un vallone sotto dove queste acque gravitazionali poi finivano, va bene, ma comunque la vedo, a tricarico vedo ancora di più. Nella studio, nella planimetria di Tricarico vedo una collaborazione. Si parlava prima, diceva prima Cipollone: c'è stata a volte alleanza, a volte solo. Scontro a volte conflitto. Ecco qui a Tricarico si vede un'integrazione di lungo periodo, di continuità di lungo periodo anche dopo che il potere viene trasferito, anche senza averne il potere, Saraceno, anche durante poi la presenza normanna e bizantina. Si vede che la città è frutto ed è una planimetria frutto di una profonda integrazione. Chi c'è di Tricarico? Non avete nessuno tranne il nostro tecnico. Eh, beh, Sapete che Tricarico, eh, la bellezza di Tricarico è che abbiamo. A parte questo scenario della città che è rimasta intatta grazie al piano di Musacchio, Cresci Musacchio, non so se qualcuno di voi ha sentito questi nomi, questi veramente urbanisti che appunto negli anni 60 eh, obbligarono a mantenere le nuove espansioni lontano dalla parte storica. La parte storica fu abbandonata lo stesso allora ad essere ripresa ma perlomeno non fu attaccata e noi godiamo ancora di questa scena bellissima di un paese intatto con le sue mura purtroppo non valorizzate. L'altro aspetto fondamentale di Tricarico è che abbiamo questa eh, cartografia, uno credo che sia l'unico posto dell'Italia dell raffigurato in una cartografia dell'Europa. Straordinaria, bellissima, meticolosa, in cui si legge la città in modo attento. Che fa vedere intanto l'importanza di Tricarico all'epoca, perché era conosciuta in Europa, e poi ci dà degli spunti enormi per capire la città. Adesso, qui non posso entrare nel dettaglio, non ho tempo, vi mostro forse, forse qualche solo qualche risultato di quello che è così eh, le mie. Indagini, le nostre indagini, eravamo un team, tutta l'equipe di Pogea che adesso è impegnata, pensate stiamo in Azerbaijan in questo momento a lavorare per la ricostruzione dell'Azerbaijan, i miei collaboratori. Ecco, Tricaricos forse tra i Sacros, quindi tre monti, e infatti ci sono tre nuclei, no? il Castrium eh, del periodo aromano-romano, i bizantini, e c'è certamente anche un periodo romano, in quella che poi è la Civita, la parte più antica, che sono trovate resistenze. E qui troviamo, vedete, io ho delimitato quali sono le possibili zone della città diverse in cui c'è la Rabatana e la Saracena, che è tutta la parte islamica. A mio parere tutta la fortificazione di Tricaricos è di tipo saraceno e le porte non dovevano essere solo quelle che vediamo adesso. Infatti, io avevo individuato qui una porta che ci doveva essere. Siamo andati a vedere insieme a Carmela Bistraglia nei sotterranei adesso del Palazzo Vescovile e l'abbiamo trovata. La porta c'era veramente adesso è inglobata nel Palazzo Vescovile. Il comune la dovrebbe riprendere e utilizzare. Abbiamo in quello che è chiamato la Torre Normanna. Abbiamo una situazione rupestre sotterranea. Straordinaria, veramente di cittadella fortificata di tempi antichi. Sapete che Tricarico faceva parte con Civita eh, no? delle città arcaiche della Lucania, quindi di fortificazione, ed erano anche loro tre città, no? perché mi sembra c'è Civita, Calle, Sara del Cedro, insomma c'è un sistema di città molto importante. Ma torniamo alle nostre arabatana: allora le torri, la Torre Sarecena, la tipologia è quella, gli archi ogivali. Non abbiamo parlato a Pietrapertosa, ma ce li avete anche voi, li abbiamo parlato ieri. Quindi un, diche, un indicatore assoluto. Questo qui, eccezionale. Quindi, queste arcate a tricarico. La torre Saracena, avete visto comunque molto simile a quella di Pietra Pertosa. Tra l'altro, anche a Pietra Pertosa c'è questo espediente dell'ingresso che è fortificato con una seconda torretta addossata. Queste sono caratteristiche tipologiche, architettoniche molto precise, non ci si può sbagliare. Quindi, come gli storici guardano i documenti, io guardo queste cose e vi dico: è così per forza, non ci si sbaglia. E poi possiamo fare analisi più accurate, eh? abbiamo metodi di indagine anche noi abbastanza importanti se potessimo farli li faremmo possiamo datare la calce dentro le pietre possiamo datare il tipo di pietra dove è stata scavata possiamo farci raccontare dalla pietra la sua storia la sua memoria Ora adesso con i microscopi elettronici e con le analisi raffinate che possiamo fare possiamo fare di tutto lo facciamo dove ci si è permesso ecco comunque vedete questa la torre l'ingresso di nuovo alla porta givale altre fortificazioni che abbiamo individuato la linea delle fortificazioni è molto belle ma adesso Adesso mi fermo solo su una cosa. Allora, monastero benedettino abbandonato. Mi dice proprio lei, la Biscaglia, guarda lì, io guardo questa mappa e dico, guarda, qui c'è una cosa che mi sembra molto interessante è su un vallone, ha una corte interna, era di ruta già al momento in cui è stata fatta questa carta, quindi 1500, fine 1500 era abbandonata. Perché era abbandonata questa zona così importante? Una carta così precisa che ci parla di, di palazzi, parla, ci parla di cinque case di filosofi a tricarico in quel periodo. Chissà perché, naturalmente si vedono tutti gli orti e eh? adesso non abbiamo tempo, non ne parliamo, ma si vede tutto, una zona abbandonata. Ma perché? E eh, Biscaglia mi fa: Ma quello è il monastero benedettino? Come monastero benedettino? Qua, benedettini subito mi salta. Vi ricordate i benedettini che hanno fatto? Hanno inventato il gotico, eh? sono loro. E eh, molto spesso li ritroviamo sui ribat, Li ritroviamo nei ribat a perpetuare. Questo è l'ingrandimento di questa zona. Vedete? È distrutta. C'è una torre, c'è una torre distrutta. Ci sono degli orti, delle case. Questa è un'altra mappa, andiamo a vedere adesso dove è, chiediamo alle suore, simpaticissime, purtroppo un brutto restauro recente, credo degli anni 50-60, ha modificato molte cose, per fortuna c'è questo giardino ancora intatto, io credo che qui archeologicamente si troverebbe di tutto, per... ah non c'è dettagli com'è? Non vi ho messo i dettagli, ma insomma, forse ce li ho dopo. Andiamo dentro, insomma, andiamo dentro in quella che poteva essere la torre e riconosciamo le tracce simili, le tracce evidenti di un'architettura islamica. Quindi possibile ribatte torre degli barto. No, qui invece si vedono chiaramente i tor gli orti. Vado veloce, insomma è inutile che vi racconto le tipologie di questi, questi orti, sono chiarissimi, per me sono chiarissimi, sono evidenti. Due tipi di orto, quelli a terrazzi e quello, questo è un altro sistema eh, che, che in, in, in Spagna chiamano alcheria da al seguia, seguia, -Canalizia. che è successo? Mm -hmm. Ho fatto oltre un'ora? Ah, me lo dici tu, ti sei stancata. Vado, allora vado rapidamente, i sistemi d'acqua, ecco ce le avevo le foto, la foto all'interno del ribat, gli archi, eh, altre strutture molto interessanti, i passaggi sotterranei, il palazzo di cui vi parlavo prima, che vediamo a tricarico, va bene, questi sono dei riferimenti. A architetture di questo tipo in paesi nel Mediterraneo. Di questo è un riferimento bellissimo, anche se un po' forzato, diciamo le vasche agalabite di Kerouan, grande sistema di raccolta d'acqua, delle vasche a tricarico poste in basso proprio in stessa sistemazione rispetto alla torre. Quella foto che già vi ho fatto vedere, lo zafferano a tricarico che si coltiva, chiaro sintomo di resistenza. Ecco, passiamo a Tursi, chi è di Tursi? Dai, raccontaci rapidamente Tursi, che cosa vedi di quello che abbiamo detto a Tursi? Uh, gli archi, si possono vedere prima. Benissimo. Uh, Come distribuita? La gravità? Sì. Un solo pendio, la roccia dietro, dai, vai avanti. E... Qui che vedi? Se ne è parlato ieri. E il ponte? Un vallone con un ponte che la collega, anche qui Costantin, proprio identica. Poi Cirta, l'antica Cirta. Mm. Va bene, il sistema delle abitazioni, aggregato, denso, compatto, il sistema di pendii, va bene? Ti riconosci quindi? Eccola, la vedi di nuovo, bellissima, sulla Rupe, Tursi con appunto anche qui il castello che svette, vedete la tipologia simile, identica, il pont il ciglio scollegata completamente, protettissima, questo vallone, solo un ponte alla e la collina Galatera, ma sono tutti uguali, come fanno a dire che non c'è un modello, che non c'è uno schema, che non c'è un'idea? Ecco questo è visto dall'alto, posto panoramico, verissimo secondo me le segnalazioni, arrivavano fino a Tursi, vedevano le navi che arrivavano sullo Ionio e indicavano a quelle del Tirreno che le dovevano aspettare, Sistema enorme, vediamo ancora la Rocca rapidamente, ecco un'immagine di Tursi. Di segnalazione. Di ecco, vediamo questi aggetti di nuovo a Tursi. L'arco givale, no? Di nuovo, chiamiamolo arco givale, sempre. Che ci ha detto quella. Ah, ieri ci diceva arco gotico. Arco givale, poi il gotico l'ha copiato. Arco saraceno, arco. Vedete qui in questa immagine, sembra di vedere anche una moschea e quindi pensiamo di avere l'intera. Tra l'altro, c'è un quartiere a Tursi che si chiama Kutuba, no? Mi sembra, non mi ricordo bene, c'è qualcosa che, che ricorda. Questi sono i valloni, la parte ipogea, ancora le grotte con la parte ipogea di Tursi, no? Questo è interessante, dici qualcosa di questo. E eh, le grotte? Che ne fanno? Uh, adesso. Nulla, le usano come depositi. depositi. Bene. Tra l'altro a Tricarico ci sono anche metodi raffinati di uso della grotta. Addirittura arriva il vento, usano questa, questa geotermia. Ecco, ricordiamoci anche questo: andiamo verso il futuro, come sempre è stato detto qui. Questi sono luoghi che ci insegnano l'architettura biologica, ci insegnano l'architettura passiva, bioclimatica, ci insegnano come rispondere al cambiamento climatico. C'è informazione. Ecco, di nuovo la formella di cui che vedevamo ad Anglona, questo simbolo anche di tipo islamico. E di nuovo. Che vedi qui che ci sono gli orti. Gli orti, qual è il prodotto che possiamo identificare? Saraceno di tursi, l'arancia. Perché come si usava l'arancia di tursi? Si portava nelle navi quando ah. si navigava: c'è bisogno di vitamina C. L'arancia di tursi, che sa di diverso, c'è la buccia grossa, enorme, quindi si conserva bene durante i viaggi. I Doria investirono a tursi per questo perché volevano le arance e c'è un palazzo Tursi a Genova, no? Voi raccontaci questo. Ah, che c'è il palazzo Tursi a Genova, perché Tursi e Genova sono collegate, perché i dori si sono postati a Genova. Molto importante. E si sostituiscono agli arabi. Vedete in un affresco a Tursi le navi, le navi che arrivano. Tursi è la sentinella verso il mare, è la frontiera, il ribatte di Tursi. Collegato attraverso Tricarico, Pietra Pertosa al Tirreno. Questa era la cosa straordinaria ed ecco Palazzo eh, Tursi a Doria. Quindi l'importanza. Ecco qui riferimenti, diciamo sempre nel Nord Africa. Andiamo velocissimi: luoghi straordinari, ricchi di storia, di cultura. Vado ancora veloce. Vi avevo detto, sì, ancora la grande moschea di Corana. Ah, vi avevo mostrato già l'altra volta queste chiese con questo strano campanile in facciata che si attraversa. Beh, anche a Pietra Pertosa, quella che viene identificata come moschea, c'è cioè questo ingresso di questo tipo. E tra l'altro era una tradizione islamica avere una torre di difesa su dei palazzi, su delle strutture, e ne troviamo piene in Andalusia. Ecco, finisco con questa carta. Adesso finisco veramente, ma perché? Finisco perché voglio sentire gli altri. Chi manca? Chi non ha parlato, allora. Dai, innanzitutto c'è Castel Saraceno. Che ci puoi dire? Ve lo faccio vedere su questa carta. Allora, Castel Saraceno, adesso qua vedo male anch'io. Siamo, allora guardate, la Basilicata è una regione straordinaria e eh? non si finesse mai di indagare in Basilicata. Qui in Ble avete tutti i monti dove c'è. Una Madonna, un sacro monte di una Madonna. Perché parto dalle Madonne per andare nel passato? Perché questa geografia sacra qui ancora adesso ripercorre, riporta precisamente la geografia antica. Quindi quello che ancora si venera nelle Madonne, nei luoghi sacri, è quello che ancora corrisponde alle, ai gruppi, ai gruppi familiari, ai grandi clan che avevano poi nel monte il luogo comune, il confine fra una valle e l'altra, e questo monte era un luogo sacro, un luogo di culto dove si stringevano i patti, si facevano le alleanze e ancora oggi è sacralizzato dalla presenza dei culti della Madonna. Vedete quanti? Straordinario. Poi, culti arborei, qui, tutta questa parte qui sono culti arborei. La Madonna viene portata a valle e viene traslata e lo stesso si fa con l'albero, riportandoci ad antichissimi culti. L'albero viene portato a valle e viene... Unito con un altro albero, ecco, quindi parlaci tu. Devi parlare, dici. Parlo io? Sì. sì. Sarà gente. sì. Allora. Siamo quindi qui, più sotto, più sotto. Vicino Grumento, no? Da questa parte siamo, no? No, più sotto. Ancora più sotto? Sì, sì. E non si leggono qui le cose. Culti, arvori. Più a destra. E vieni tu, dai, vieni ad indicare. Vabbè, siamo qui, insomma, in questa zona. Questa zona è importantissima perché c'è il Grumento. il Grumento era un luogo proprio di percorsi, di incontro. Passava i romani, poi fecero la via Erculea e la via Popiglia. Qui dovresti essere. Non si leggono, però secondo me siete qui voi. Questo è Vigiano. Siamo, voi più, siete... siamo più o meno qui. Ah, qui siete. Più o meno. Va bene, quindi dici tu. No, no ce l'hai. Castel Saraceno, sì, è scritto qui. Ah, ecco, io mi confondevo. Qui sopra invece c'è Monte Saraceno, che anche lì è importante. Questo è Castel Saraceno. Culti Arvorei, comunque, a Castel Saraceno. Io ci ho segnato, è vero? Sì. Allora, dai, dici qualcosa. Allora, caratteristico a Castel Saraceno è, vabbè, la posizione, perché è costruito sulla montagna, su Castelvelli, appunto. E poi c'è una torre saracena che come dicevate prima indica sì. cioè, è in, venuto, no? in linea d'aria con la torre di un paese limitrofo che è San Chirico e infatti tra un, ci sono dei fori dove si intravede appunto la torre di fronte e riguardo ai culti arbori invece abbiamo il culto dell'Andenna si chiama in onore Antonio. di Sant'Antonio che è simile agli altri culti che ci sono comunque in Basilicata come ad esempio Rotonda, Cettura il nome è uguale come non quello, non quello di qui finito. appena tornati a Castel Saraceno documentate, fotografate e mandatecelo. Eh, anche tu dici qualcosa Castello, appunto per la posizione poi eh, quando parliamo di Castel Saraceno parliamo comunque del paese tra i due parchi e noi cioè. come se fossimo cullati dalle montagne, cioè abbiamo appunto come tipico di questi paesini c'avete il sirino e il pollino oh, sì è straordinario, monti mitici della Lucania esatto. Poi appunto come tipico di questi paesini è come se fosse un corpo coeso, tutte le case vicine, insieme è cullata appunto dalle montagne a forma di vita del nostro. Bene, sì. quindi documentazione e inviare, altri di che stessa No, invece chi non ha parlato abbiamo Castelmezzano, Castel dai Castelmezzano, siamo qui vicino. Allora, no? Siamo da queste parti. Dove ci sono i punti rosa? Sono tutti i luoghi archeologici. eh? Quindi, vedete questa carta? Quante cose era è ricca la Lucania? E questa era tutta la confederazione lucana con l'impero di Sibari, che arrivava fino alla costa, fino a Pesto. Allora, di. Allora, già dal nome Castelmezzano possiamo vedere che appunto è un paese tra due castelli è un paese tra due castelli e quindi il castello di Mezzo si trova tra Brindisi e Trapertosa, Brindisi in Montagna. e inoltre alla chiesa madre che si trova al centro, possiamo anche andare a vedere dei simboli e come ad esempio c'è un triangolo oppure c'è anche un Tipo una stella, adesso non ricordo bene come è il simbolo. una la stella non è poco. I templari, esatto. Bene. E infatti si, si ha anche uno spettacolo che a breve dovrebbe iniziare, che è proiettato sulla roccia del castello e che appunto si parla dei templari a Castelmezzano del Passaggio. E al castello in cioè, non si può definire un castello vero e proprio, perché alla fine sono rimasti pochi resti e sono le rocce. Eh, però possiamo vedere che uh, nella roccia c'è un buco che sarebbe il binocolo, che sarebbe appunto il punto di avvistamento. Eh, in più abbiamo la gradinata che è sulla roccia più in alto e quello anche era un punto di avvistamento che si vedeva sia al, cioè, la parte dove è, è stato costruito il paese, sia dall'altro lato che si vede tutta la basendana e la natura. Eh, poi mh, abbiamo anche le rocce che si possono definire con una forma. E, infatti, con uh, gli agenti climatici possiamo vedere mh, che c'è la forma di un'aquila, cioè della civetta. civetta. E, infatti, abbiamo anche un hotel uh, appunto, il intitolato Il becco della civetta, proprio per riprendere mh, uh, appunto questa roccia e in più abbiamo anche un palazzo storico che è il palazzo Coiro dove dentro possiamo vedere um, una cupola l'ultima stanza sarebbe con una cupola dove lì si, si narra che ci stava un re cioè era tipo una stanza di un re dove c'è anche il vaso um, dentro la stanza e c'è un affresco disegnato che nessuno ci mai toccato ed è ancora in data ed è? intatto ancora. Intatto. Intatto. Sì. Interessantissimo tutto il racconto. Bello, sì. straordinario. Altri di... Vuoi ah, aggiungere sì. well, una cosa che a Castelmezzano sto abbiamo... Un po' più di tempo, ma questo è lo spazio <ride> del dibattito. Aggiungiamo no, lo spazio. A Castelmezzano abbiamo un, um, un elemento particolare perché salendo sulle rocce per il castello è impresso un fossile di un pesce e quindi è proprio la testimonianza che prima era tutto sommerso da, dai mari. Vabbè, praticamente quindi... sì, sì, sì. Questo volevo aggiungere. Bene, quindi Castelmezzano e nessun altro. Apriamo invece ancora Lauria. Lauria. Lauria è qui. Siamo ancora vicino al Sirino e al Pollino, no? Sì, è esattamente lì. Colti Arbori, Castelmezzano. Va bene qui, sì? Sì, sì. Allora, dici di Lauria. Eh, a Lauria c'è di importante un castello. Castello Ruggero, solo che è di origine normanna, eh, infatti l'ammiraglio Ruggero, eh, che era amico con Manfredi. E, mh, poi la posizione è particolare eh, perché mh, diciamo è protetta da varie montagne, proprio come Castel Saraceno, e, infatti sono anche abbastanza vicine. E, mh, mh, e io l'ho indicato anche come luogo archeologico, Lauria. Avete sì. ti, ti ricordi qualcosa di archeologia? Di archeologia in realtà non no, mi è, sembra. Non ti ricordi niente? No. Va bene. Poi, dai, andiamo avanti che è tardi. Posso aggiungere una cosa? Sì, prego. Una... la pandemia Abbiamo avuto tanto tempo per ragionare e ci chiedevamo come mai la nostra Chiesa Madre è Dove è questo? È più apertosa. La nostra Chiesa Madre è all'esterno del paese e non guarda il paese. Eh beh, perché se era una moschea era fatta per, altri, per altre direzioni. Quando le direzioni e gli orientamenti non tornano vuol dire che c'era qualcosa prima. È possibile. Quindi è possibile. Adesso lì bisogna tutto vedere. Abbiamo ragionato non so quanto tempo con quante eh, persone. Ragionato perché ragionato giustamente. Ci è, è, è curiosito questa cosa. Se non cosa. torna con la trama, vuol dire che è stata concepita per un orientamento diverso. Grazie. E allora, chi doveva parlare? Chi abbiamo ancora? Finiti. La messa è finita, andiamo Sicuro. in pace. Qualcuno si dissimula, tanto i Saraceni lo facevano. <ride> si può fare. <ride> Cambiare casacca Si può. <ride> Bene ragazzi, io ho finito, mi fa molto piacere che avete raccontato i vostri paesi, eh, spero di avervi dato degli spunti, degli stimoli, adesso sta a voi, indagate, andate avanti. Ah, eh, abbiamo una domanda importantissima, scusate. Una domanda, un intervento. Prendi il microfono. Prendi il microfono. Mi piace, e forse ho addirittura il dovere, di dirti grazie per la compostezza e la forza del materiale storico strutturale che tu ci hai sottoposto, non allo sguardo ma all'ammirazione, a tutto merito della terra di Lucania, della gente di Lucania e a quanti altri. Contattandola, la Lucania, la gente di Lucania, le ha attirate in un meccanismo di sintesi, di coinè, di simbiosi, che al di là eh, delle fumisterie ideologiche, religiose o sociopolitiche e culturali evanescenti della modernità e dell'attualità, danno carne, ossa. Sangue al concetto di identità. Concetto di identità che io l'altro giorno ho sintetizzato in tre parole di Mohammed Arkun, uno straordinario islamologo arabo-musulmano, ma musulmano e laico, eretico dunque. Omaggio una volta tanto anche all'eresia nell'islam, il quale ha definito la identità. Il patrimonio biologico, esistenziale, che silenziosamente, senza avvertirlo, fa di noi un individuo a sé stante, diverso dagli altri. E quindi caratterizzante un luogo, caratterizzante una cultura, caratterizzante una lingua, del quale luogo, cultura, lingua si avvale per testimoniarsi uomo. Razziocinante e libero, libero a fronte delle, dei dogmi, libero a fronte delle imposizioni politiche, libero a fronte di chi non vuol vedere in lui la libertà, ma ritenerlo spurgato dalla comunità. Questa identità. Questa identità, sapere che in un mattone. In un reperto, in una traccia di un certo luogo c'è qualcosa di se stesso che avverte, che nessuno gli impone di riconoscere come se stesso, ma lo sente nell'anima, lo sente nel respiro, lo sente nell'odore dell'aria, nel senso della distanza o della vicinanza, negativamente o positivamente, in questo senso. Questa è la identità. La identità che non si scrive e non si dichiara, ma che si vive e si impone perché, essendo strutturalmente simbiotica, risalta di per sé stessa. Non abbiamo bisogno di vesti, non abbiamo bisogno di ingiurie, non abbiamo bisogno di acclamazioni. La identità parla di sé, negli occhi. Antropologicamente, io vedo nelle donne di Pietra Pertosa, quelle del Rif, quelle dell'Ores, quelle di Kairouan. Negli uomini altrettanto, vedo la sagoma un po' grassotta, bassina, turgida e insisto su questo turgore perché il turgore non è, non è una malformazione, è segno di, te, di, 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 di ricchezza interiore, esplosiva. Ecco questo io lo vedo negli occhi, nei capelli, nelle fattezze, nei, nei, nei movimenti della deambulazione, questa è identità. La identità sfugge per sua natura ad una catalogazione esterna. Volete descrivere secondo un sistema universale la identità è follia, è fumo. Grazie dunque Pietro. Mi hai risparmiato un sacco di cose. Perché abbiamo parlato di tante cose che sono invenzioni, supposizioni, eh, sensazioni, ma non abbiamo detto chi sono i saraceni che sono venuti qua in carne e ossa, caro Mahmoud. Non abbiamo detto degli arabi niente, niente. Lo so, eh, 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 sì, perché abbi abbiamo, abbiamo sollevato fumo. Eh, 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 no, 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 no. Quindi oggi forse io voglio dire qualcosa dei berberi. Ecco, Erodoto come li ha chiamati e come sono passati qua. E perché si chiamano berberi? Per quelle fumesterie, cioè erano fuori dal forum romano o dalla Gora greca, quindi fuori dal territorio dove si faceva cultura. E dunque barbaroi in greco, barbarus in, in latino berberi noi perché poi qualche cosa bisogna pure farla in modo che si, ci si distingua se no la nostra identità dove c'è ma è la identità negativa un abbraccio sì no voglio, voglio rispondere solo no, solo due parole perché le cose che ha detto Luigi sono troppo mi commuovono troppo eh, Luigi Serra è un esempio straordinario di tutto quello che noi vorremmo essere. Una vita per una battaglia straordinaria, per la cultura, per la conoscenza, per l'impegno, a parte il grande, enorme sapere distribuito su tanti paesi, non è facile in una persona sola. Parlo di te Luigi. Sto parlando di te, non di Erodato. Quando parliamo dell'innesto di un albero su un altro, no? lo chiamiamo mace. Non, non vuol dire maggio, mace. Magi. Magia è come si dice da Vigliano l'albero e quanto altro. Eh? Sì, sì. L'innesto, l'innesto, l'innesto. Sì, 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 ma, ma c'è anche nel nostro dialetto mace che indica proprio l'albero, il tronco, eccetera, eccetera. Non c'è bisogno che ci allontaniamo tanto verso il nord Europa a parlare di vichinghi e quant'altro. Parliamo all'animismo come religione che diffusa su tutto il nord Africa, bene, divinizza i fiumi, le rocce, le grotte, gli alberi. Abbiamo bisogno di allontanarci dal Mediterraneo? Assolutamente no, assolutamente no. Anche questa simbologia pagana non trova che radicamento in noi stessi, non bisogna di allontanarsi molto, magari poi ci sono stati contaminazioni, ci si capisce, ma l'animismo è il fondamento di un grande spessore di quelle credenze che hanno un marchio pagano. I marabutti. Cosa sono i marabutti? Sono i santoni venerati per le loro talvolta dice Laura vecchia vegliere per la loro mostruosità per i loro difetti fisici per le loro atroci espressioni visive da danno caduta nel fuoco caduta sulle rocce gli storpi destano venerazione perché il rapporto fra ciò che sfugge no non è materialmente, umanamente controllabile e che solo il divino forse può avere imposto al portatore di quelle sembianze negative e terrorizzanti e all'ingenuo per accettarle come fatto divino. Quindi è molto complesso, è molto complesso. No. 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 Io vorrei darti una, 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 notizia, eh, una, una, notizia, una notizia. Ieri pomeriggio mi ha chiamato al telefono il professor Paolo Blasi. Oh. Tu sai chi è Paolo Blasi? Ex eh, rettore dell'Università di Firenze per nove anni, ex presidente eh, della conferenza di rettori per altrettante nove anni. Bene, erano dieci giorni che non ci, ci sentivamo. Telefono ieri, io esco per rispondere alla sua telefonata. Dico scusa Paolo, ma sono uscito, io sono. Dice, Dove sei? Sono a Pietra Pertosa. Ah, oh, bellissimo. Dico perché la conosci? Sono tornato ieri l'altro. Da un giro lucano ho visto per ultimo. Pietro Pertosa bene? Cioè, quando, quando, quando torni a Firenze ne parleremo qualche cosa faremo e qualche cosa e Paolo Blasi ah, bene. è interessato a Pietro Pertosa ha fatto un giro no. vedete benissimo c'è qualche altra domanda? no perché ah prego Prima le altre domande, poi riprendo il dialogo con Luigi. Oh, professore, mi sono venute in mente due, mh, due suggestioni. Quando ha parlato del monastero benedettino dismesso, in realtà anche noi a Pira Pertosa abbiamo un monastero, ce lo dice la toponomastica, in realtà di questo monastero benedettino non è rimasto nulla, però abbiamo una zona che si chiama Apatie, eh, apazia in riferimento alla presenza de, de, dell'antica abbazia, adesso è rimasto soltanto diciamo, la cappella noi eh, andiamo in questa cappella soltanto il giorno dell'assunta il, il 15 agosto questo e poi eh, ho pensato un'altra cosa non ci avevo fatto stupidamente mai caso ma la patrona della Basilicata è la Madonna Nera di Viggiano. e non è un caso appunto come volevo finire, non avrei finito così, però le parole di Luigi come al solito ti portano avanti, ti incitano ad andare avanti, stavo dicendo, stavo dicendo ringraziandolo per tutto quello che ha fatto organizzando questo corso, non è facile, sappiamo come sia difficile fare le cose qui da noi soprattutto e la forza, la perseverazione che ha e da quando io l'ho incontrato ormai quanti anni fa eh, nel deserto a Gardaia. Ci incontrammo e poi all'Orientale di Napoli, insomma, è stato sempre qualcosa che mi ha portato avanti a fare, a continuare con il suo incitamento e ci sono poche persone in Italia e al mondo con questa grande larghezza di veduta, questa capacità di insieme, questa visione transnazionale, a parte diciamo, le persone che ha frequentato e che cita, che solo quello è, è un documento, poter parlare di Brodel, poter parlare di personalità di questo tipo. Quindi grazie veramente Luigi grazie. per quello che stai facendo. Ti ringrazio veramente, è il miglior complimento. E dovete essere contenti voi di essere a questo corso, io so che ve lo ricorderete per tutta la vita. Come io mi ricordo gli incontri che ho fatto tanto tempo fa e che mi hanno veramente formato e ci hanno spinto ad andare avanti. Ecco, proprio per questo, per le parole che lui ha detto, che sempre portano in avanti, vi dirò un segreto su questa carta che non vi volevo svelare, ma vedete quei segni gialli che ci sono? che si concentrano tutti verso Grumento e verso un po' più a nord di Grumento c'è cioè Vigiano adesso, Grumento è stato un luogo, il centro della Confederazione Lucana, centro di santuari, sopra c'è il santuario di Serra del Valdo, la dea Mefite, le grandi dee madri, le grandi madri mediterranee venivano eh, onorate qui da noi, eh, i culti della montagna, ma insomma non parliamo adesso di tutto questo, andiamo rapidamente. Grumento... Eh, e c'è un parco archeologico, andate a vedere, bellissimo, tenuto benissimo. Complimenti alla soprintendenza. Troppo spesso raccontato come città romana, perché in realtà c'era prima Grumento, faceva parte del mondo lucano, era il capo della confederazione lucana e la confederazione lucana era una cosa straordinaria che appunto ha modellato questa, questa terra che vediamo qui. Che, che, la Lucania antica ritorno sempre da, da, da Pestum fino allo Ionio e a sud fino a Sibari. E, Grumento distrutta, eh, la Madonna Nera. Il culto della Madonna Nera, si, il mito parla del, del ritrovamento di questa statua che viene, sul, che viene ritrovata sul monte di Vigiano e poi viene riportata a valle. Questa statua ritorna sul monte e da allora è il culto di andare avanti e indietro, molto simile a quello che fa l'albero, eh, quello che fa il macio, quindi. Eh, ma Grume, eh, Vigiano diventa il depositario di quello che era stato Grumento. Ancora adesso, e questa è la cosa straordinaria, quelli che vedete segnati come percorsi gialli sono percorsi di crinale, non le, le strade normali, tranne quello eh, verso ovest che segue la Valdagri, che è stata una grande via di comunicazione, ancora fatti da pellegrini che vanno a piedi al culto della Madonna Nera. Questo è straordinario. La Madonna Nera poi nera è un simbolo bellissimo, multiculturale, enorme. E nello stesso tempo è ancora venerata da persone che percorrono questi luoghi, che percorrono tutta la Lucania per andare lì. Se non è questa identità e se non è questa fede, fede straordinaria, per me, questa è la fede veramente, la fede in un senso del sacro anticristico, antichissimo, perché gli stessi percorsi sono quelli dei transumanti, sono quelli dei pastori, sono quelli dei lucani, sono quelli degli enotri, sono quelli che hanno fatto la storia e la cultura della Lucania. Quanta ce ne sarebbe da fare? Sono i trattori, sono i trattori di montagna, quelli più alti, non quelli delle Puglie. Stanno lavorando sulla via Francigena, sulla, sulla via Appia. Ma queste sono le grandi vie consolari romane: sono ancora le strade degli imperi, queste sono le strade dei popoli, nessuno le considera, e queste sono importanti. È il prima, è il prima, è, è l'oggi ed è sempre sarà, come dicevano di Iside.